È stupenda questa cosa, cioè sono nel regno del disagio. Sgravare oggi. Capì? Legalizzazione. No. Ma perché sei un panda? Come ti rivedi nella figura del panda? Ah, non è carinissimo. Non sono io che parlo. Porco Dio! Devo dare voce a Cristina che non si senta. Ha detto porco Dio. Io la sento però. Quindi il problema non è del microfono, è dell'OBS. Ciao Marica la rossa, siamo tre rosse qui dentro. Adesso, porca madonna, adesso ci sono. D'accordo? Allora, io c'ho già caldo. Adesso buonasera chat, Okay. Samael è quello cattivo. Com'è cattivo? È malvagio. No, a lui piace torturarmi. No, è quello che ti ha fatto mangiare la pesca. Sì. Cattivo. No, non si fa. Esatto. Ciao Marica, la rossa. Marica, ciao, cara. Ciao. Siamo tre rosce allora. Tutte rosce. Aspetta che faccio sta cazzo di come si chiama? La storia? Ok, aspetta allora. Siamo devo essere credibile. Su Twitch siamo con Bugalalla, fate swipe up. Solo che a te non ti sento. Swipe up, ok. Meglio. Perfetto. Tanto non fanno swipe up. Ok, se metto Pornhub fanno swipe up. Twitch monitor, ok. No, dai, cazzo! Se metti Pornhub fanno swipe up, ma poi ti bannano anche da Instagram. Oddio, cosa? Ti pago? Buga. Ok. Oh, mi sento a mio agio. Nel disagio? Nel disagio. Ad agio, mi senti a mio agio. Comunque dietro, siccome... Cioè, è bello.
È bellissimo il tuo camino, ma è fuoco vero? No, è un video di YouTube. Stai attenta che poi Crepaldi ti denuncia per copyright. Che anche Crepaldi usa questo metodo. Chi è Crepaldi? Non so, è un altro streamer. Ah, ok, ciao Crepaldi. Anche lui c'ha il fuoco dietro così. C'è super mega iper figa, allora ho detto ma sì, accendo il fuoco. Va bene. Ciao Marika, come stai? Vi tengo in sottofondo. Come in sottofondo? Vado a fare il video pubblicità per sabato. Come in sottofondo? C'ho dei lavori. Ma sai che tantissima gente in realtà le live le segue facendo altro? Cioè, tu vedi gli spettatori, no? Mm. Però effettivamente scrivono meno rispetto a quelli che guardano. E quelli che non scrivono, non è che stanno lì senza scrivere davanti allo schermo così, ma magari fanno altre cose intanto. Ma magari sono anche quelli che ti ascoltano di più, perché io se, anche a scuola, se tipo il professore spiegava ed io ero lì che scribacchiavo anche per sfogare lo stress, no? Io lo ascoltavo. Sì. Cioè, e se invece sei lì che lo ascolti così, cioè magari lo guardi ma pensi tipo che ad altro, nei prati con Heidi a cantare con le caprette. Esatto. A bestemmiare con Peter. Caro Peter, Buga mi sfrutta anche a quest'ora e poi sono io il cattivo. A pagamento. Ma certo. Allora, cosa stai mangiando? Io sto mangiando il prosciutto con il pane carasau. Col pane carasau. Ho messo insieme la Romagna con la Sardegna. Sbam, quindi siamo a Roma. Il gemellaggio, così. No. Questa sera c'è anche il gemellaggio Rovigo Romagna. Rovigo. Rovigo Romagna. Adesso. Ma avevo una Roma. Ah, Rovigo Roma. Roma. Bellissimo. Sto a Roma? È stata a Roma. Non ci venire. No, okay. No, te vuoi venire a Rovigo? Vienici quando vuoi, che qua si sta bene. Bene, allora, a Roma si sta bene quando sei lontano da Roma. Cioè, nel senso che io sto bene a Roma perché mi sono messa in periferia e, con la macchina, quindi. Mi muovo con l'automobile, se devo andare in centro ci vado quella volta al mese per godermi il centro di Roma e poi buona. È un casino. Perché è così. Perché più stai vicino al centro, più è un casino. E quindi, ma cioè, stare a Roma è bello fitti, distante. Sono alti? Che cosa? Gli affitti. Sì. No, gli affitti sono altissimi. I prezzi delle case invece sono bassini rispetto alla media, diciamo. Ah, gli affitti alti anche come qua. La casa è bassini. Cioè, tu considera che quando io guardavo le case, tu potevi comprare, faccio una media, no? Casa che costa 250.000 euro, puoi chiedere di affitto fino a 1.200 euro al mese. Facci te i conti. Sono tanti. Sono tanti, cazzo. Conviene fare il mutuo. Sì. Se vuoi vivere a Roma, conviene fare il mutuo. Oddio, no. Cioè, lo paghi pieno dell'affitto e alla fine della fiera ti ritrovi con una casa. Però... E poi la casa a chi resta? A te? Se per in un futuro poi... Poi muoio! di chi resta? Cioè, per quello io preferisco l'affitto. Cioè, alla fine sono io. Ah, beh, sì, l'affitto ti rende più elastica, diciamo. Cioè, puoi andare dove vuoi, puoi lasciare quando vuoi e tutto. E tanto io sto sempre qua. Comunque mi avevi chiesto del panda, perché io sono una vecchia roccia di YouTube. Pensa che io avevo partecipato una volta, ma ero troppo timida e non riuscivo, a una live. Quando andavano di moda le live su YouTube... Che c'era anche Simone, Capobastone, Rubino, Flame, ma ancora era il 2016 mi sembra. Ok. Solo una volta che poi c'era la Manola VIP, che ora è il contabile. Ok.
E così poi ho iniziato a fare video parodie in Veneto, che tra poco, tra una settimana, uscirà dopo tipo 5 anni il mio album su Spotify. Davvero tanti? Sono stonata, canto così per... più che altro mi piace scrivere. Bello. Sì, fare le parodie. Ero esplosa su Facebook nel 2016 con un video, tipo l'ho girato e ho detto tanto non me lo cagherà nessuno, no? 500.000 visualizzazioni. Oh, ok. 500.000? Mm? Gatta! 500.000 è un grandissimo risultato. Sì, cosa che non me l'aspettavo. Infatti. E da lì poi io all'epoca avevo la Panda Young, proprio la Fiat. Okay. Vecchia, ce l'ho anche tatuata nella gamba. E da lì la gente non sapeva come mi chiamavo, tipo in giro mi riconoscevano, dicevano ah, la tipa con la panda, cazzo, la pandina, fatto il logo, il nome. Bello. Cioè il nome qui no, però su altri siti. Ma poi hai scoperto come mai questo video ha funzionato così tanto? Perché era trash. Perché ero stonatissima, però la gente non guardava quello, cioè ascoltava di più tutto il contesto che faceva ridere. Cioè immagina che c'era la musica che la facevo andare col telefono, quindi sentivi la musica col telefono. Io col foglio in mano che leggevo la parodia. Tu dimmi un video così registrato col telefono, ho detto no, vabbè. Se avessi tutte queste visualizzazioni per tutti i video in cui ci ho messo ore a editare per YouTube, sai che ci metti gli effetti e questo, quelli non me li cagano. No, beh, figurati, è sempre così. Sempre così. Quello con cui fai meno fastidica ti seguono di più. E allora ho detto vanno le parodie. Mi piacciono le parodie, fare ste robe. Poi ho scritto qualche canzone, un po' così. Vabbè, così insomma. E da lì poi ho inventato anche l'evento Trash, Voglia di 90 Trash, perché volevo invitare artisti trash, tipo MC Cavallo. No! L'ho invitato. È quello di... Lo conosco. Due chili di culo! Io non posso, lo giuro! Ce l'ho tatuato! Prego, ti prego presentamelo, io lo amo. Ecco, se vuoi te lo presento, uscirà un featuring con me, lui e la Malettita. Non so se la conosci. Sì, l'ho sentito parlare. È la Slayer della Diva del Tubo. Ho capito. Te immagina che canzone verrà fuori? No, vabbè. Cioè, Follettina può accompagnare solo, mi sa. Esatto. E quando registriamo in studio zotico, che è lo studio zotico? No, perché ho fatto anche una canzone trash, ma non così tanto. Cioè, io in realtà quella canzone l'avevo fatta perché mi serviva per mollare il tipo con cui stavo in quel momento. Perché? In che senso? Perché io stavo insieme a questo tizio con cui mi c'ero messa quando ero in ospedale fatta di morfina come un cammello. E quindi non mi ero resa conto che lui in realtà scemo, cioè era tanto caro, tanto gentile, tanto amorevole, però era scemo. Perché? In che senso? Cioè scemo? Nel senso che era idiota, cioè nel senso che non ci arrivava, ecco. Ok, questo. Mi comprendo. Cioè proprio scemo, esatto, sì, okay. Mi comprendo. E quindi, non essendomene resa conto perché ero inibita anch'io dalla morfina, poi una volta riprese le mie capacità cognitive, non lo sopportavo più, perché era veramente troppo scemo. E quindi ho deciso di mollarlo e sono andata da lui e gli ho detto ciao, senti, tra di noi non può funzionare perché abbiamo dei background culturali molto diversi. Sono provato a fargli la fu per cazzo, la fatto sta che non ci ha creduto e anzi ha cominciato a dire no, tu mi tradisci, tu sicuramente mi stai lasciando per un altro, e io invece no, non lo stavo lasciando per un altro. Quindi siccome lui era un cantante che cantava le canzoni tipo Perduto amore con le ali ti vorrei, io pensavo inevitabilmente agli assorbenti quando mi scriveva queste canzoni. Vabbè, fatto sta che alla fine ho detto vabbè, se non lo capisce a parole normalmente
probabilmente, visto che è un cantante che scrive canzoni, gli devo scrivere una canzone per fargli capire perché lo lascio veramente, visto che mi dice che sono una bugiarda, no? Che figata! Quindi io ho fatto una canzone in cui elencavo tutti i motivi per cui lo mollavo e c'è anche il videoclip, cioè nel senso che poi tutti i motivi io li mettevo in scena, li facevo vedere, così se non capiva solo dalle parole c'aveva anche le figure da guardare. Ma che figo! Ma dov'è il videoclip? È sulla video Bugatubo, è sul canale Bugatubo, che è il mio canale, quello segreto, tipo di quando ero piccola. No, vabbè, lascio andare a vederlo. Vabbè. Oddio, mi è partita una live di Follettina, quando parli del diavolo, tipo, il titolo? Quanto ci manca Follettina su Twitch? Su Twitch? Ma io voglio Follettina su Twitch. Vuoi rovinare Twitch? Perché c'è da qualcosa da rovinare, cioè, non lo so, c'è veramente qualcosa da rovinare, lei può arricchire solo questa piattaforma. Oddio, non so se... Sai che non ci ho mai pensato, però potrebbe fare live in effetti. A capto. Ma è troppo complicato farle. Cioè nel senso stream element, stream coso e cam e cose. Lei è più da telefono, play e via. Vabbè, farà gli IRL col telefono magari. Gli IRL, gli IRL sono quelle che tu fai tramite l'applicazione di Streamlabs. Te la installi sul cellulare, clicchi e vai. Ma dai. La puoi fare anche dall'app di Twitch, io le ho fatte. Anch'io. In modalità Survivor. Però sì, cioè non vedi gli alert, non vedi se qualcuno si sabba, se followa, così, perché ti arriva solo la scrittina sotto, non hai l'alert, così. Mm-hmm. Però, sì. Quindi c'è l'app di Streamlabs? Sì. Sti cazzi. Se non hai un iPhone, funziona. Se hai l'iPhone... Bene, allora sono inculata. No! Così, eh. Sì, dell'evento che allora avevo invitato, ho fatto sto evento a Padova l'8 maggio, o comunque a maggio, no, 4, vabbè. Allora è venuto MC Cavallo, i Lupi Negvi. tra cui e poi è venuta anche la Malettita. Da lì che ci siamo conosciute, poi voglia di 90, perché ero in fissa con gli anni 90. E poi anche io già all'epoca, non so se tu sai adesso, io quest'anno ho iniziato con le cam, sono su Pornhub, tutte cose così. Ok. Bene. E quindi, quindi un cazzo. Adesso le domande io per te, cioè... Che bello è, come ti trovi? Allora, quando tutto è iniziato con OnlyFans, poi da lì ho iniziato con le live prima su Camforo, poi tutto il resto, cose fetish anche. E bene, mi trovavo bene, poi c'è stato il boom di iscrizioni su OnlyFans. E c'è stato un brusco calo, non solo a me, non solo io ho avuto questo brusco calo, ma di cose, ma anche tante altre tipe. E perché hanno iniziato tutte a farlo? Secondo me sì, o perché cioè alla fine è sempre così, scopri un social nuovo, guadagni un sacco, poi fai sapere agli altri che ci guadagni con sta roba. E cosa fanno gli altri? Tutti quanti ti seguono. E ovviamente, come su Twitch, cambiano le regole, ti bannano più facilmente, tutto cambia. Ecco. E poi basta, stavo organizzando un altro evento. Sono diventata deficiente per chiamare tutti i sexy shop del Veneto. Oh, no, figa madonna, di Padova, della provincia, Padova è provincia, per farmi da sponsor, cioè cazzo, io volevo lanciare i goldoni così, lasciarli nel bancone, peni, dildi, vagine finte ovunque, e così ho fatto, li ho comprati di tasca mia, porco Dio.
Non ci credo. Ho fatto tipo un'estrazione. Chi ha questo numero? Tiene il dildo! Wow! E poi nel bancone io passavo, lasciavo tutti i goldoni e ripassavo, non c'erano già più spariti tutti. Oh, che top! E ho detto, devo rifarlo un altro evento così. Ma più per queste stronzate qua, volevo, il mio scopo era quello di far conoscere band e artisti, soprattutto veneti. E adesso cioè, MC Cavallo non è Veneto, neanche Lupi Negri, però dovevo far partire in qualche modo a bomba l'evento e volevo ospitare appunto artisti, band venete che hanno poca visibilità ma hanno talento, insomma, sono trash, ecco. Adoro. Il Adoro. trash sta morendo, tra l'altro, ultimamente vedo che il trash sta un po' morendo. Come Cioè, lo non c'è più il vedi? trash di una volta. Adesso c'è il trash, quello ricercatamente trash, cioè non so come dire. Il trash inconsapevole è stupendo. Come Tipo, follettina. esatto, tipo Follettina prima che la prendessero e la Modificassero. modificassero e le ordinassero come fare schifo. E il trash inconsapevole è quello che è il più bello. Poi quando invece si capisce, cioè il sistema economico comprende, il sistema dello spettacolo comprende che il trash funziona, perché era successo per caso, no? Come il video che hai fatto tu. È una cosa che tu hai fatto a caso, hai messo lì ed è bellissima proprio perché è trash inconsapevole. Sì. Poi nel momento in cui il trash diventa commerciale, poi fa la fine di tutti gli altri generi, cioè diventa commerciale, quindi perde di veridicità e diventa un trash ricercato che perde Credibilità, la verità. purtroppo. È vero. E quindi dobbiamo cercare. Anche coso godo come un riccio. Che fine ha fatto? Ma lui Ah, è non. vero! Ma lui non è, non Davvero! voleva essere trash, lui non è mai stato un personaggio Infatti come no, perché... Follettina. Perché ci è riuscito? Cioè, perché ha avuto così successo? Proprio perché non voleva. Follettina, secondo me, è uno di quei personaggi che si è resa conto dopo di essere... Grazie, chi è? Porco Dio, aspetta. Supposta 90! Ma io ti amo! Ma chi è questo? È uno che vive nel buco del culo. Adoro! Buon salve a te, supposta! Oddio! Mi sono innamorata. Comunque. Lui è bello trash, eh. Se ti piace il trash, lui ha delle uscite belle che trash. Ma fa live anche lui? Grazie No, no, è il mio seguace da tanto tempo immemore. Buga, la mia fama mi precede. Così come le scorregge precedono la cacca. E i crampi precedono il cagotto. Come stai mangiando, cazzo? No, no, ma a Senti. me piace. No, non la Ah, ah. merda, nel senso non mi dispiace. Mi stimola l'appetito a pensare alle cose schifose. Comunque, Cri, ti devo ringraziare innanzitutto per avermi permesso di fare schifo ancora una sera. Perché Con me ultimamente puoi fare schifo sto quando vuoi. Oddio, cos'è? Seguace, siamo una setta adesso. Vado a prendere le tuniche. andando. Mi è ancora arrivata a casa la tunica? Sei l'unico che non ce l'ha allora. Ma c'hai anche il merchandising delle tuniche? Tipo No, quelle come Gesù? quelle come Gesù no, però c'è un grembiule da cucina che lo puoi usare allo stesso modo. Oh, che bello! Un grembiule Sì. da cucina. C'è anche il Veramente? grembiule da cucina. Ebbè. Nel merchandising, sì. Mi sento scammato, basta, mi licenzio. Eh no. No! Ma no, dai. Comunque io mi è, a parte che sono un po' brilla, mi ero scritta fa ho detto facciamo le cose serie con un ospite così, ma Davvero hai preso gli appunti? che ho preso gli Che appunti nella tua live. amore! Sì, no, Grazie. Allora, vuoi sentire cosa ho scritto? Allora, tema Pierino.
Allora, hai il sito, ok? Francesca Bugamelli, da In Arte Bugalalla. Okay. Ha una laurea in comunicazione, davvero? Sì, dove l'hai scoperto? Da, nel tuo sito. Quale sito? Hai un sito. Un sito? Porco Dio, dove ho preso? Davvero? Aspetta un attimo. Se tu cerchi su Google Bugalalla, deve essere nei primi risultati. Sì, no, questo è Twitch. Ovviamente le prime immagini che escono sono quelle in cui sono nuda, beh, ovviamente. Anche le mie zine, wow. Bugalalla.it. Ah sì! Hai visto? È tornato! Oddio! È tornato! Come è tornato? Sì, dovevo aggiornarlo in versione Twitch, perché ancora in versione YouTube. Oh, sì, non so se esiste ancora. Esiste ancora, che bello! Esiste ancora. Allora, veneriamo il sacro Clistere che ci benedice con la sua acqua santa. Amen. Aggiungerei. Ha un sacco di siti che non usa più. Mi nascondi qua. No, aspetta. Aspetta. L'ho fatta casare questo. Io so come conquistare le donne, cazzo. Lo so come conquistare le donne, raga. Cioè, cioè, raga, ti capito? Si mi fa vedere il suo. Arrivo, tu non lo cioè, l'ho nascosto. Non oserei immaginare. Aspetta. I capelli. Cioè, tu sei tranquilla nell'usare in live un coso a forma di pene, però il Cristel lo nascondi, io il contrario. Si vede? Dai, come funziona esattamente? È tipo una siringa. Te lo infili su per il culo, lo riempi d'acqua e... Ah beh, sì, il principio è lo stesso, solo che stantuffi in un modo diverso. Il tuo molto più potente. Uh-huh. Il suo più grande. Ma è una siringa, cioè, capito? Raga, mi volete dare fastidio, eh? Adesso vado... Arrivo subito. Io mi metto il berretto. Oddio, muoio. Oh, il suo è più grande. Con il giallo è di... Il giallo? È di Clisteri Tattica Sicura. O le conquisti o ti fai arrestare, ma avrei una risposta certa. Aspetta, che sono un po' brillano, non ho mica capito. Buga? È più grosso! Che belli! Questo me l'ha regalato il mio modo minorenne. E il tuo... il mio modo minorenne. Bene. Ma non li usi, vero? I minorenni? No, i clisteri. No, sono i due. Okay. Clisteri no, li uso in realtà. Ti faccio vedere anche come. Te li infili su per il naso. Squeeze. Anzi, fallo anche tu, per favore, con la tua siringa. Fai vedere come si usa. Squeeze. Ma no, il mio... Inside. No, io devo fare una clip, cazzo. Questo l'ho fatto una vita in live, questa cosa. Oddio, la muoio. Aspetta, che non è mica venuto su bene. No, io non posso. Devo fare col più grosso, aspetta. Oddio, oddio. No. Lo sta facendo davvero. Io credo, io volo. Guarda come sono scesi gli spettatori appena tirato fuori il clistere. È così, è per quello che non lo uso più in live, scappano tutti. C'hanno paura. Li metti in soggezione. Come farsi bannare su Twitch? Parte 1. Non è bannabile, non mi hanno mai bannata. Per quanto ci abbiano provato a segnalarmi per il clistere, ma non mi hanno mai bannata perché il clistere non è
Supposta che dopo ti sei ricordata di lavarlo, è il pensiero che mi sono fatta anch'io. Sì, ma il problema è che io non li uso in modo classico, cioè io tipo li uso per mettere l'acqua di cottura dentro il sugo, cioè tipo succhio l'acqua di cottura e la impicco nel sugo col cristiano perché ce l'ho sempre lì in cucina, capito? Io mi sono innamorata. Non ero mai, cioè, non mi sono mai piaciute le donne fino ad oggi. L'ho conosciuta che aveva per titolo Insegno a bere Chardonnay con un clistere e sono diventato mod. Non È so, vero, non so come sia successo, qualcosa è andato storto. è vero. L'ho rotto. Quando è arrivato lì, lui si è rotto. Ma Comunque, Samuel, dimmi anche tu cosa ne pensi di una live. Io vorrei fare una live sul mio canale con te e Brisen a fare schifo proprio. Una live goliardica, ubriachi fradice, a far cagare ci tre sta. rosse. Bram. Accendiamo, bruciamo tutto io col fuoco. Ma può venire anche Bambù? Che può venire anche Bambù. Poi ci facciamo bannare tutte. Sarà l'ultima live. La fine dei nostri. No, no. Comunque. La Cree è presa nei Creeper Games. Chi? Cazzo, c'hai ragione, Samuel. È un genio. Allora, vieni ai Cringer Games, Cree. Ti faccio sfidare con il Brisen. Oddio, Così intanto batte anche amicizia. che cosa sono? Perché Cringer Games è un format che ho inventato io, ma è un formattino così, dove facciamo dei giochi trash. Per finire con il botto questo 2020. Sì, cazzo. Con la Sì, botta. cazzo. La grande botta! Franchino! Ma che muscolo c'hai, zia? Facevo palestra! Porca boia, guarda qua! Ma io lo riconosco quando c'è una che ci dà. Noi ci riconosciamo. Riconosciamo il senso della fatica, cazzo. L'alza bicchiere, questo verso qua, allora fa il muscolo. Grazie, Balpeor. Balpeor, grazie, Bal! Bal. Vabbè, hanno risposto al mio richiamo, allora. Allora, tra le cose che ho scritto, laurea in comunica, quando hai preso la laurea in comunicazione, flexa più di te, Buga, ti ha messa. No. Sì, ha ragione, ha più muscolo lei. Alzo le mani. Vabbè. Adesso alzi un po' la bottiglia, fai Hai ragione, muscolo. ho un po' di pizzica Quanti anni hai? bottiglia. 29, vado per i 30 nel 2021. Io sono una 90. Sì, sono una 2002 magari. Sono una Ma abbiamo 92. la stessa età allora, Sì, cioè io sono più vecchia. siamo quasi coetanee. È per questo che ho riconosciuto la malattia. Ok. Ho capito. La malattia. È la malattia dei millennials, cioè tipo il disagio interno. Io oggi ho sbagliato maglia completamente. Perché questa maglia qui mi annulla le zinne in qualunque modo io la metta. Sembrava scollata quando ho fatto per mettermela. Niente, cioè ho fatto la live senza zinne oggi. Mi sono uccisa le zinne da sola. Io Stringetele, tiratele, aspetta che mi bannano. Fai la live così. No, sai perché? Mi tocca ho fatto le zinne quando... No, allora... scrivere. Oddio. Siete già sotto l'effetto dell'alcol, a quanto vedo. No, no. Io ci ho già fatta una birra intera prima, è un clistere di vino, quindi vado Un avanti. Vuoi clistere offrire un di vino. bicchiere di Ah, mi vino? scoppa una scoreggia. Dine argomenti interessanti. Ti hanno mai scritto feticisti? Che cosa ti chiedono? Oh sì, adoro di tutto. Allora, attualmente sto lavorando, si dice lavorare, vabbè. Perché su OnlyFans arrivano tantissimo.
Quindi c'è uno meraviglioso, io lo adoro, proprio lo adoro, gli voglio un bene dell'anima. E lui è proprio carinissimo, meraviglioso. Però ha il cazzo più piccolo che abbia mai visto, ma veramente piccolissimo. Ma non ti dico piccolo da dire è piccolo, va presa per il culo. Proprio è una falange di dito, cioè è così. È proprio solo una cappa. È così, cioè io ho il clitoride più grande del suo cazzo, ok? Sì, esatto! Esatto! La sua foto profilo più o meno è quella, quindi puoi immaginare. Ok? No, muoio. Io non ho niente in contrario ai microdotati, anzi sono di solito quelli che mi hanno dato più gioie, però lui è proprio... è proprio piccolo, 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 piccolissimo. E lui si diverte a essere umiliato per questa cosa. Ok. Quindi e tu vieni pagata per umiliarlo, giusto? Sì, cioè, lui praticamente mi manda delle foto in cui lo mette a paragone con accendini. Ciao Matteo! Scusati. Ciao Matteo! Beh, ma figurati, quasi. Salutare chi entra, scusa. E uno entra in casa, non lo saluti. Beh, ma non sta è che non so, non voglio interromperti, poi c'è la chat che scrive, non so. Figurati, te devi salutare tutti. Ciao Antonio, grazie. È Matteo, Sir Matteo, non ha scritto Matteo, buonasera. Buonasera. Sì, non so perché li vedo tutti verdi, Samuel è verde, Bale è verde, signor Matteo è verde, li vedo tutti verdi. È vero. Sono supposta il colore del diarrea e si riconosce sempre. È vero. Voi che siete esperte, lo spritz, con che minchia lo devo mescolare così va... Allora, lo spritz è nato in Veneto, tu devi ascoltare me. Ci va metà Aperol, metà Prosecco. E poi che cazzo ci va? Basta, te lo bevi cussita. Gli umori della vagina. Esatto. E come fa a metterceli? Beh, se lui ha un pene, il liquido prespermatico. Beh, non penso gli piaccia. Deve trovare una vagina. È il suo, beh, il suo piace a tutti, è tuo. Ah, no, non gli piace, io ho provato... Ok, io avevo provato... vabbè, avevo provato cose strane. Vedi, il suo problema è il prosecco. Il prosecco, sì. Antonio! O si l'acqua frizzante. Cioè, l'acqua, se mi dici che si mette l'Aperol con l'acqua frizzante, è una bestemmia. No, tu zia. Io quando ero barista, tutti si ubriacavano con me perché facevo Aperol, prosecco e uno psh, psh, tipo con la pistoletta di acqua frizzante. Ma poca. O se no col Cinar. Frizzante? Col Cinar, mi manca il prosecco di Ocan. Guarda, qua ce n'è quanto ne vuoi. Dio, anch'io voglio tatuarmi il vino, cazzo. No, poi pensano che tu sei un'ubriacona. Sai che io non potrei neanche bere. Grazie! X-Men, Jacopo. Grazie, Jacopo. Non potrei... Io avevo la raganella. Il mio canale preferito su Twitch. Comunque voglio venire qui tutte le sere per sfogarmi. Sì. Benvenuta Buga. Qui siamo qui ad ascoltarti. Qual è il tuo problema? Un fare schifo. Vedo che qui si discetta di ma e porco Dio, di massimi sistemi interessanti, certo, sempre. Mentre vi ascolto gioco a scacchi. Non mi va più il mouse. Per compensare. Non mi va più il mouse. Porco, no, vabbè, questo c'è un mail Jacopo che dice che vuole essere rassicurato sul fatto che gli OnlyFans è un ottimo regalo al suo amico Andrea. Lo è se il tuo amico Andrea mi conosce, se non mi conosce è strano, tipo. Oddio. Hai infilato le cose nel coso, visto che sono illuminate? Sì, ma... l'ho messo sotto carica, ecco a posto. Allora, aspetta, qual è? Veneto, io Rovigo. Le serate a Jesolo e Buga mi assicuro. Ok, hai risposto grande, hai risposto a te. Anch'io c'ho un OnlyFans, c'ho anche Pornhub. Però è meglio se andate su OnlyFans. Garantisco io.
Soprattutto le didascalie. Il contenuto migliore del mio OnlyFans sono le didascalie, a detta di Antonio. Io sono curiosa. Io ti vorrei leggerti le mie didascalie delle. Puoi leggermi anche tu le tue didascalie delle foto di OnlyFans, così ce le Ma scambiamo. le, no, ma le mie sono. Vorresti essere con me? Cosa mi faresti? Prima della doccia, dopo la No, doccia? leggiamole insieme, una per una. Prego, il cringe, una per una. Vai. Vai. Oddio, come cazzo si fa? Ok, devo aprirlo. Dove no, non ci vedo più, Mi ok. raccomando, copri, eh. Che sennò Ok. qua non si fanno più l'abbonamento, fanno le clip e basta. Vai, vai, dimmi. Inizi tu. Allora, comincio con quella che ho postato oggi. Buga, mi presti 2 chili di culo? Io non posso, Non non posso, posso, lo lo giuro. giuro. Ma lo sa? Lo sai Antonio che io lo conosco? Tra poco uscirà un featuring con me, MC Cavallo e la Malatita. Ma cioè i tuoi Ma fan pure conoscono... Antonio viene da te? lui. Sì, Antonio è mio. Ma È mio. pensa a te. Che Cioè, rubato. è vero che i fan rispecchiano cioè, le persone ti rispecchiano. Penso che ieri ho avuto la mia prima telefonata con Antonio, che lui mi segue ormai da un anno, però ho messo in palio questa cosa che ogni mese qualcuno può, cioè tipo donatori, cose, sub, eccetera, possono vincere una telefonata con me, no? Che bello! E qui ha vinto lui la telefonata, ieri siete al telefono 2 ore, ma proprio volate così, ma perché proprio ti trovi la community della gente che, con cui vai d'accordo di base? Cioè tu stai lì, porti avanti il tuo contenuto. E naturalmente attiri persone con cui vai d'accordo, perché ovviamente se loro si divertono a guardarti, poi si divertono anche a stare con te a parlare in privato o comunque Certo, trascorrere del tempo sì. con te in privato. Quindi è bellissimo, io sono veramente contenta, contentona. Che carini. Io ho donato 1 milione di Come euro e ti questo mi vanno? Non è dà vero, Val, non dire le bugie, chi è che ti vuole bannare? Chi voleva bannare Ball? Che ba banno chi voleva bannare Ball? Questi banno. cosa sta succedendo? Tu volevi Allora, va leggere le tue didascalie, bene. sorella? Allora, te l'hanno scammata, era me li presti 2 chili di culo, l'ultima di Daskalia. Veramente? Quella che ho messo oggi, tra l'altro 5 ore fa, me li presti 2 chili di culo. Ma dai. Bisogna dare la percentuale a MC Cavallo. Io ho donato. Ah, ok. Sono innocente. A me è mancato. Basi. Val. Ti è mancato Val. Ma questi sono i miei che delirano tra di loro, tu Ok. ignora, non ti preoccupare. Poverino. Tipo, la vuoi una fetta? Che culo? Una fetta? Ah, quindi tu la vuoi una fetta? E io ho scritto, me li presti 2 chili di culo? Cioè, siamo telepatici senza È saperlo. il destino. Poi. Ok. Ma descrivimi anche la foto, però descrivila chiaramente senza. Allora, ci sono 2 foto in cui si vede una pesca e dove si vedono 2 pere, un po' di un fruttivendolo, insomma. Ma come l'ortolano! Mi tieni questi meloni in mano, fai come l'ortolano e non ne posso più di andare piano. Io volo. Chi mi tagga? Fai anche il presepe del disagio come quello di Bu. Allora, vedi dietro di me? Dietro di me c'è una gabbia in cui c'è il mio ex, non sto scherzando, dove Una c'è gabbia. un criceto. Quello è il mio presepe. No, aspetta, io ho capito, dietro di me c'è una gabbia dove c'è il mio ex. Ok. Sudando, cazzo. Avete visto come so far spogliare le donne? Aspetta che mi ban. Lapsus perfetto. Cazzo, non aprite con la porta.
stai karma. Ho paura di sapere cosa hai in cantina. Non ce l'ho perché ho cucina, salotto, ripostiglio, bagno, camera e cabina armadio. Bitch. Io penso, non ho la cabina armadio, ma ho fatto un armadio grosso in modo tale che sembrasse una cabina. Come hai detto grosso? Hai dovuto capire come... Com'era quella... il nome di... è l'ossimoro. No, c'è un altro nome. Aspetta, l'onomatopea. L'onomatopea, brava, l'onomatopea. Siamo studiata la ragazza. Mamma mia, ho ancora troppo. Non ci tieni i bambini? No, ci tieni i bambini? Qua mi bannano. Cri, ti devo chiedere una cosa. Cosa ne pensi dei bambini? Proprio sincera. I bambini? Che cosa ne penso? Allora, ma parlando di cose serie o scherzando così? No, no, dimmi il tuo pensiero. No, seriamente, dai. Non mi piace. Allora, comunque sappi che causa livello elevato di zina, ho deciso di seguirti per... Grazie, ma non mettermi in mezzo a storie di persone fatte a pezzi. No, no. Bambini da mangiare sono più buoni dei gatti. Vero. Ah, sì. Fanno anche... cioè, nel senso che sono più buoni dei gatti, fanno anche più casino, quindi è meglio farli fuori. Sono un po' più che non hanno alcuna ma quindi utilità. Sei da Vicenza, Antonio? Come fai a sapere che sapore hanno i gatti? O sei cinese o sei da Vicenza. Comunque io, a me non piacciono i bambini, ma io piaccio a loro. Esatto, e questo è il grande dramma, perché ti si accollano e tu non sai come usarli. Sì, e tu fa... Io mi incazzo e loro ridono perché io mi incazzo, perché il mio modo di incazzarmi è fatto in una maniera tipo da far ridere, perché non riesco ad incazzarmi seriamente, cazzo, sono bambini, cerco di arrabbiarmi in una maniera che... capito? E loro mi rompono ancora di più i coglioni. Beh, pensa che ho fatto la babysitter, mi sono trovata due nanetti che io mi mancano un sacco e proprio ho trovato quelli giusti, poi sono diventata migliore amica con sua mamma e andavo a scuola a prenderli e dicevano ai loro compagni: ah, ma lo sai che la mia babysitter è una youtuber, la tua no? E io là, oh mio Dio, no. Ecco, non ho fatto il video trash con la panda. Con me? Sì, sono... Sì, ma sono anche in un mio video loro. Adoro. Sì, di due bambini. Che siamo nella panda Young, nella pandina. E hai presente la canzone di Vinny Vici? Omane per me, omane per me. Ah, bellissima quella canzone! Psytrance. Che siamo tipo in macchina, fermi, che ci guardiamo. A un certo punto parte e tutti... Wow, wow, wow. Ma quella canzone lì è bellissima, cazzo. Come sì, ti porterà a un rave. Ecco, ho smesso tempo fa, mancano da morire il rave. Ti prego riportamici. Ah, andavo anch'io. La compagnia che ci andava. Ma dai. Cioè, io non li sento più perché non sono in Romagna. Quindi dobbiamo... Sì, devo trovare un'altra compagnia da rave. Ma io andavo... Sono venuta dai Babuzzi o a Bologna? Dai Babuzzi? Sì! Oh, io li facevo su a Milano perché avevo la gente in Bologna e andava su a Milano perché ovviamente la gente va sempre in posti diversi a vari rave, non mai a casa sua. Sì. E perché? Beh, perché io li facevo dopo i Die Antwoord, cioè andavo sempre a Antwoord, non se li conosci. I'm a rich bitch, I'm a the fuck a rich bitch. Sì, a me non piacciono. Tantissimo. Vabbè, andavo a sentire loro e dopo c'erano i rave. Dopo il concerto, quindi... Mi mancano un sacco. Poi questa storia del Covid. Scusate i commenti, la chat, perdonate. Ma quanto bea sito con i capelli lisci. Grazie, Febena. Chi sei che ho scritto? Allora, la felicità è mangiare un bambino dentro un panino. È un clistere di vino con un pannolino. E il pandino? Dove cazzo lo metti il pandino?
I bambini e me creano disagio. Pensavo di essere una cattiva persona, ma vedo che la community è abbastanza folta. Sì, no, non sei cattivo, Bal. Buga, cazzo, ti sei messa la dentiera. Come? Antonio, no, i cinesi non mangiano i gatti. Ad un mio amico cinese una volta ho indicato un gatto e gli ho fatto il segno di mangiare. Lui mi fa sdegnato. Porco Dio, noi cinesi non mangiamo i gatti, quelli sono i coreani, noi mangiamo i cani. Giusto, giusto. E niente, in Giappone invece mangiano solo le alghe. Ok, le Complimenti. Tatina, ma quanto bella, ciao Tatina, grazie, mi sono messa il berretto perché non so dove, se mi faccio la riga in mezzo sembro tipo frate, se me la faccio di là mi vengono sempre in bocca, porco di, comunque Capisco insomma. benissimo, ti capisco benissimo, per quello che intrecciarli è meglio. Aspetta, ma non abbiamo mica finito di Le leggere didascalie, cazzo, le didascalie. le didascalie. Una dopo l'altra. Vai, vai, vado Allora, io, vai tu. vado io. Vai. L'orizzonte è molto più vicino quando sei nudo. Vai. Non l'ho capito. Non c'è niente da capire. Ma le mie sono. Vabbè, scrivimi in privato perché faccio i video su richiesta, tipo. I need you col cuoricino. Adoro! I Con need questo. your money, più sinceramente volevo scrivere, ma anche okay, I need you. Prego. No, è giusto così. Però, con questi addominali reggo le porte. Reggo le porte. Sì, perché sono tipo appoggiata a una porta con l'addominale. Oddio. Buga, prima hai messo qualcosa in bocca facendo un'espressione come se fosse una dentiera, forse mangiavi. Vabbè, ma chi sarebbe l'ospite? Ma come, porco Dio? È Pugalalla, non lo conosci? Vabbè, chi Addominali portanti. Oddio, chi è entrato? The Girl King, The Girl King. Ciao girl, grazie, pandina, pandin. Ciao Gerlina. Ciao belli, vi segno in muto, vi seguo in muto. Come fa a seguirci in muto? Non lo so, forse ci guarda. Facciamo il muto. Tipo nelle dirette di Zaia. Ma si può bestemmiare qui per il Ah, video? voglia! Sì. Io cane! Ecco. Ti ha risposto. Questo Face ID. Ma io non c'ho didascalie. Tipo meglio lo fa. Cioè, devo mettere didascalie più Sì, picchi. devi mettere didascalie più catchy, sennò poi la gente come si diverte. Un Stavo degno birichino. leggendo Furry. Chi è Furry? Dio Furri la cattiva. cagano! Maometto! Chi è Furry? Furri è questa gattina qui. Questa biancolorata. Amore! È molto affettuosa. Sì, davvero. E a lei piace stare così. Oddio, ma è bellissima! Sembra un cappuccino. Sì. Ci vuole la tipa coi segni in lis come il TG3 in alto a sinistra. Sì, la gatta bianca. La gatta. C'era il mercante in fiera con Pino in segno. Era Pino in segno. C'era la gatta nera e la gatta bianca. Furry star del canale. Semplicemente lei è la velina. L'unica cosa che Le velline. fa è dormire mentre sono in live e poi appena chiudo la live lei comincia a rompere il cazzo fortissimo perché vuole essere o premiata del fatto di essere stata immobile tutto il tempo. Cara, non so fare il gatto indipendente.
E alla gente tocca fare cat sitting a Sono distanza o innamorato. grande? Ad No, tu non inglese. lo sai, ma io oggi, siccome Samuel è il Sì, mio anche. collaboratore nel canale, mi dà una mano a creare contenuti, eccetera, stavamo lavorando insieme alla live di oggi, cose, presepe, cose varie. E quindi praticamente io dovevo uscire per andare in municipio a fare il cambio di residenza e siccome lei piange tutte le volte che io esco di casa, gli ho detto, Samuel, rimani su Skype con lei così la rassicuri mentre io fare. Quindi mi ha fatto un cat sitting il pomeriggio dicendo no, Furri, non piangere, torna presto. Sai, veramente un animale da Cosa palcoscenico devono non fare i sono io. moderatori, capito? Capito i moderatori a una certa. No, vabbè, io crepo. Furry, ah, Furry è un animale da palcoscenico, ok? A scanso di equivoci. Avevo anche l'audio di Buga che le diceva che tornava presto, ogni tanto glielo mandavo. Perché lei diventa scema. Quando io esco di casa, questo comincia a piangere e urlare attaccata alla porta, capito? Ma che gatto ha? No, no. Rivolgetevi al sindacato. Perché? No, non ho Per i capito. mod. Beh. Non ho ancora capito. Il mio sogno è entrare nel cervello di Raja. È l'altro gatto. Ah, Nel ok. cervello dell'altro gatto c'è leccare Furri. Oh, sì, che bello leccarla. Aspetta, adesso però di più, lo so che va via come al solito, ma questa volta la convincerò. Sì, la convincerò, questa volta riuscirò a leccarla di più. Oh no, Furri se n'è andata. Come al solito. Accidenti. Ma te Questo è quello le... che viene detto bello di Madi di Raja. No, no, aspetta. Qui stiamo andando oltre... Ma te le sogni, cioè te le prepari queste... Cioè ci pensi di notte a queste cose che Non dice lei? è la mia vita quotidiana, sai, sto sempre in casa, vedo questo, racconto questo. Vorrei chiederti la storia di quel panda. Immagino quanto ti scazzi raccontarla. Che panda? Lui, Bambù, successivamente guarda il vuoto con aria depressa per mezz'ora. Il gatto quando viene rifiutato da lei, tantissimo. E niente, lui è Bambù, me l'ha regalato il mio Ex. morogio, il mio morogio. Amo, c'hai il moroso! Adesso ho delle domande per te allora. Come Dimmelo. gestisci la relazione di sex working? Facciamo i video porno insieme. Oh no, vabbè, adoro. Basta, basta, ho finito. Lui è come la casalinga di Tom e Jerry, che si vede fin qua. Lui lo conoscono in tutti, ma in viso non l'ha visto mai nessuno. Adoro. Oddio, crepo. Ah, eh sì. Lui c'ha molto la mentalità aperta. Bello. Quanto è che Sì. sono insieme? Da tipo luglio. No, poco. Giugno-luglio. Sei la nuova Danica Mori. Chi è Danica Mori? Non so. Una Fammi vedere. pornostar. Boh. Comunque niente, me l'ha regalato per il mio compleanno. E mi fa quando non ci sono. Siccome io c'ho Non ci sono scopati lui. non ce l'ha. Gli metterò lo strappo. Sì, Comunque. ok, direi che è una pornostar, ma secondo me sei più bella a te. A me hanno detto che somiglio a Jessica Rizzo. Perché non io, cioè, mi sono fatta. Sono andata stamattina dal parrucchiere, non avrei i capelli lisci, io ce li avrei ricci. Tipo Ah, è Furri. vero, infatti mi ricordo di te, Riccia. Davvero? Cioè, su Instagram ti vedevo Riccia. Sì, su Instagram.
Ahia, Dio, stronzo microfono. Allora, parlando di feticisti, oltre a questo che ti ha chiesto, feticisti dei piedi ti hanno mai scritto? Certo, tantissimi. Perché è nato tutto, in realtà è nato tutto prima di Twitch, dai feticisti dei piedi. Perché avevo fatto questi video su YouTube, nei quali io entravo dentro questi gruppi di persone strambe, in realtà su Facebook, così cercavo i gruppi più strani che c'erano, e quindi puntualmente ritrovavo gruppi di feticisti dei piedi, ma non solo, feticisti del clistere, per questo che c'ho questo qua, feticisti delle scorregge, okay, feticisti di qualunque tipo. Certo. Fatto sta che quindi ho fatto dei video su queste community, e i miei video sui feticisti dei piedi sono andati tantissimo. Tantissimo vuol dire 20-30 mila visualizzazioni, non i livelli tuoi. Sti cazzi, ma che livelli miei, guarda che sono tante. No, vabbè, sono effettivamente tante, e quindi il fatto che io li prendessi palesemente per il culo, ma era un preso per il culo, non bullismo, era un ah, questa gente che disagio, no? Loro godevano ancora di più, quello, certo, perché amano essere umiliati, quindi vedevano questa qui nel video che parlava di loro in modo mezzo carino, mezzo da presa per il culo, e quindi sono impazziti, mi hanno scritto, mi ha scritto Peppe Fetish, io ho un audio di Peppe Fetish in cui mi invita a andare da lui a fare una sessione di adorazione dei piedi. No, ma ospitalo in live, sarebbe bellissimo. Grazie Xen, grazie Pandina. Madonna, c'ho sempre, perché mi viene da urlare, ma non posso urlare, devo tenere la voce. Ehi Buga, porco Dio, ehi Buga, è tuo. Non c'eri oggi. Balla ha detto, ah, con lo strapon sul panda manco di pre è a quei livelli. Ma di pre secondo me fa finta ad essere così. Anche secondo me. Cioè, se è impossibile che... È impossibile. Cioè, c'è chi dice che è così davvero. Ero a patente, poi sono andato diretto all'allenamento. Ehi. A cosa si allena? Non lo so. Cosa ti alleni, Xen? No, tranquillo, mica me la prendo, figurati. Ma quindi è giovane se va a patente? Sì, è giovane. È nuovo, nella mia community non c'è da tantissimo, ancora lo devo conoscere bene. Rugby, wow. Oddio, io abito a Rovigo, e a Rovigo ci sono due cose, la nebbia e i rugbisti. E le bestemmie. No, ma la nebbia sta molto incluso, calando. Albestream, di pre secondo me c'è i lavori in corso, con gli operai, con la paletta che interrompono il traffico su ogni singola sinapsi, con tutta la cosa che si è fatto. Ma secondo me no, fa apposta. Bal sarebbe già morto con tutta quella cosa, esatto, che sostiene di bravo, è quello che guarda, io ho avuto una dipendenza da sostanze e so cosa vuol dire, cioè dovrebbe essere secondo morto. Me chi ce l'ha non lo dice, non così. Cosa? Cioè chi ha davvero una dipendenza, perché comunque se tu prendi una quantità del genere di sostanza vuol dire che sei dipendente. Se ne sei dipendente non è una cosa che ammetti così facilmente, secondo me. Valdobbiadene, il prosecco di OCG de Valdobbiadene, arame qua! Grande vecchio! Oh, te che i follower veneti. Io voglio sniffarmi furri. Furri è sniffabile, però ti rimangono i peli dentro il naso. Oddio. Sballano. Volo. Secondo me di pre più che altro beve, si vede dai suoi occhi. Ma secondo me manca, no, è un attimo. Perché si vede dagli occhi che beve? In che senso? Primi al mondo, premiati oggi! Oggi! Bisogna festeggiare! Cazzo, hai detto? Di denominazione di origine controllata e garantita. Sono le denominazioni, c'è DOP, DO,
No, il Dio. Non è una bestemmia. Dio P. Dio P. Dio M. Dio CG. IPG. Indicazione geografica protetta. C'ho la salivazione a 3000. E comunque, se metti dei video col a parte gli scherzi, col clister e cose così nei siti fetish dove ci sono anch'io, tipo Many Vids o I Want Clips, guarda che te li comprano, perché ci sono tante richieste di video così. Perché in poche. Ma io col clister ci bevo il vino, il problema è che non me lo infilo in altre parti, quindi se vogliono vedere quello. Ah, ok. Invece faccio anche. E il Veneto è complicatissimo. Com'è complicatissimo? In che senso? Perché Furry, basta fare cose carine per farti notare. Lo sappiamo che sei carina. Stavo dicendo farti notare. Non prendere mai un gatto perché diventa il protagonista del tuo canale. Cioè non è. Dopo tu puoi dire quello che vuoi, ma loro guardano il gatto. Io avevo un gatto e l'ho ridato a chi me l'aveva dato, perché vabbè, l'avevano castrato in una maniera. Quando tu castri un gatto, non gli restano gli ormoni, cioè l'istinto da pisciare in giro, fare casino, i dispetti. Dovrebbe restare buono dopo, no? Dipende dal gatto, ecco. Il mio, nonostante avessi tolto le balls, comunque, parlando di balls, non sono partner della diva, ma conosco la maledita. È venuta anche a trovarmi, tra l'altro, abbiamo fatto dei video insieme. Comunque, anzi, la se andate diva? Su la diva del tubo, sì, no, la diva io la conosco e non ho ancora capito bene che personaggio. Cioè, non ho capito fino a quanto fa il personaggio, quanto è lei realmente, capito? E, mi confonde lei. Però mi affascina, devo dire. Stavo parlando giusto l'altro giorno con un mio amico da Milano che lavora in un'agenzia di personaggi televisivi. Mm-hmm. E lavora anche con Malgioglio, Boldi. Mm-hmm. Allora gli ho chiesto, ma quei personaggi lì, anche la Marini, sono proprio così, così di suo o fa finta, come anche il Preno? E mi ha detto che, ad esempio, la Marini, anche Malgioglio, arrivi ad un certo punto dei tuoi anni di carriera, che loro lavorano da anni facendo il loro personaggio, che il personaggio si fonde con la persona. E anche nella vita normale, tipo anche la Marini e il Grande Fratello, si comportava come fosse il personaggio, ma come se gli viene naturale. Perché ma ce l'hanno loro dentro di essere così. Ma tra l'altro io ti dico, ho studiato come attrice, no? Prima di venire qua. Bellissimo. E quando per esempio porti avanti uno spettacolo a teatro, che magari lo porti avanti per qualche mese, quindi fai tante prove e sei sempre quel personaggio lì, per cui non hai una mutazione nel tempo di personaggio. Tu cominci ad assumere, soprattutto se l'hai studiato bene, cominci ad assumere dei comportamenti tipici del personaggio o dei gesti, un modo, una pausa, un tempo di risposta, ti rimangono per tutta la vita. Quindi non oso immaginare una persona che porta avanti un personaggio che è sempre quello per tutta la vita, se a me in tre anni rimane un gesto, una pausa per tutta la vita, non oso immaginare uno che porta avanti un personaggio così tanto quanto possa entrare nella sua personalità. Esatto. Quindi sì, ma tu pensa anche solo alle maschere che ci mettiamo, no? Mm-hmm. Cioè, per esempio, io ragionavo anche con la chat sul fatto che dopo aver ricevuto bullismo e aver cambiato scuola, una certa io ho messo su una maschera facendo finta di essere come gli altri, imitando gli altri, no? Mm-hmm. E poi alla fine questa è diventata la mia maschera sociale, cioè è quella che io normalmente uso per avere a che fare con le persone e non sembrare una completa sociopatica. Poi vabbè, crescendo ovviamente, mitighi e tutto il resto.
capisco. Però, cioè, i personaggi che interpreti, anche se non sono tuoi, prima o poi diventano tuoi. Non so come dire. A teatro questa cosa qui la senti tantissimo. Poi vabbè, c'è sempre da dire che è difficile che ti diano un personaggio o che tu stessa ti dai un personaggio che sia completamente distante da te, no? Mm-hmm. Quindi... Ma che si attacchi bene. Ma sto chiudendo il pane carasau. Allora, chat arrivo. No, in realtà ci sono quello che lo fanno... quelli che lo fanno lo stesso. In che senso? E vale anche per i cani. In che senso? I gatti e ok, per il discorso ok. Raja piscia in giro, ma solo per sfregio, quando ha la cassetta sporca, guardandola negli occhi. Che stronza! La diva denunciò di pre per pedofilia. Sul serio? Sì, perché ha messo una foto di pre una volta, ma infatti lì mi sa proprio da malattia mentale, cioè mi ha fatto non pensarci. Con due ragazze, di cui una palesemente minorenne, ma talmente minorenne che potevi dire bambina, la maglietta alzata e le tette di fuori. Ok. Ma... penso secondo sia per quello. Me l'ha fatto per far parlare ancora di sé. Eh sì, però lì stai facendo una cosa palesemente illegale, con circuizione di minore. Parli di te, ma le beghe, cioè nel senso rischi il carcere, seriamente. Dai. Lo so che mi si vede a 120p a tesori miei, già la mia cam non è il massimo, poi cioè così. Buga, se vuoi avere re di Veneti devi finire quella bottiglia entro fine live. Quella denuncia riguardava un viaggio in Thailandia. Ma in Thailandia là è legale? Quindi vedi. Allora in quel caso... lì... Però se tu vai là, fai queste cose legalmente, però metti la foto su Instagram... Tu sei comunque in un posto... in cui era legale farlo, cioè lui l'ha scattata dove era legale. Eh sì, però cosa succede? La piattaforma comunque lo considera illegale, quindi ti... non so. Quando ho letto lo spam del bot con la parola orco dio, aspetta che sono andata, con la parola pandanale e telegram vicine e niente, mi sono spaventata. Ho fatto il pandanale, il canale pandanale. Ok girl, posso ascoltarvi finalmente. Cosa hai fatto finora? Supposta non è legale, ma ci sono giri illegali lì. Ah, non è legale allora in Thailandia, ok. Ma non sono paesi tipo del terzo mondo quelli, o sì? Quasi? Cioè la Thailandia è... E dove hanno fatto una notte da leoni, no? Sì? Top simpatia per i veneti... espressa col vino. Cin, tua! Sì, io, raga, vi invito a scrivere su Google di pre insieme a pedo e quel che segue, perché trovate degli articoli meravigliosi. Davvero? Dopo cerco. Il secondo mi pare... sì, ma se le pubblichi in Italia da piglia nel culo. Ah, il secondo mi pare di sì, o il terzo. Di cosa? Ah, il terzo, ok. Ah, ok, ho capito. Il vino scorre nelle nostre vene, altro che il signor Ping con gli spaghetti di Kung Fu Panda. Con tutto il rispetto per i panda. Allora, io volevo dire una cosa riguardo ai personaggi, persone, cose. Io ero il personaggio, dalle mie parti, il personaggio veneto, tipo ho fatto anche le parodie, le frasi tipiche venete, le mamme venete. Ed è brutto quando... cioè ti fa piacere quando la gente ti ferma per strada,
Sì, però poi quando ti domanda, dai, cantaci una canzone, dici un detto veneto, ma porco Dio, cosa sono, un jukebox? Quello Cioè, sì. non, perdono proprio la cognizione Nell'umanità. del... Sì. Cioè, sì, no, ma anche per dire su Twitch sono così, cioè, pensano di poter avere un rapporto, diciamo, privilegiato con te, cioè, non so, entrano nella sorta di ok, io seguo le live, quindi tu mi parli. Perdono di vista il fatto che tu parli con lui, ma anche con altre persone, e quindi si comportano con te come se avessero un rapporto privilegiato quando tu in realtà li hai sempre trattati come tutti gli altri. E, i guai mai che ti incontrino in giro, perché se ti incontrano in giro è finita. Madonna, a me è successo. Stavo su una delle varie dirette su Zoom, cui in questi mesi partecipo. Anch'io sono veneta, ma non del... Di dove sei? Quello è fastidio. Vedi che ti seguono i veneti. Cazzo. Infatti, ma sai che ogni tanto mi chiedo se sono veneta, ma secondo me perché sentono la S? Eh Questa no, ma bella. quello è bolognese. Cioè, si sente che... Magari perché vedono che bevi. Che bestemmio che bevo e che c'ho la S così. Io muoio. Quello è fastidioso. Come quando sei su un videogioco, dici che sei italiano e ti dicono pizza, pasta, mandolino. Gli stereotipi, quindi. Io seguo le live di Buga per entrare nel suo selezionatissimo presepe. No, no, a Buga le voglio bene sul serio. Non lo so, Xen, ti conosco poco, ma anche io. Ma tu ci sei mai stata in via Brombase? Brombase. Che cazzo è? Che via è? Via Brombase. No, io Bombi? sento che lei è romagnola. Baby? Io sono veronese, io sono da Rovigo. Già ci Io a sei? Verona mi ricordo di aver visto solo il coso di Ma Giulietta Rovigo. grosso. A Verona mi ricordo di aver visto, c'era l'arena, le cose, ma io mi ricordo solo il coso di Giulietta. Il coso. Oggi non Il mi viene il nome. balcone, il balcone. Balconcino di Giulietta Rovigo, che c'è la statua di Giulietta sotto, ci sono tutti i messaggi d'amore appesi alle pareti quando entri, top romantico e super turistico, però io sono emozionata lo stesso. Muoio. Ma oddio, ma veramente ci sono 14 spettatori? No, io non ci credo. Per me è un traguardo. Allora, mi sento di... Ma sai che è la prima live in cui mi sento a mio agio? Forse perché sono un po' brutta. Ma Anch'io. perché c'è una persona che mi capisce? Cioè, tutte le altre persone, magari sono persone che intervistavo, però non Dovevi sono... reggere tu la conversazione, la live, tutto, magari. Sì, è diverso il discorso intervistare qualcuno che non fa live e fare una live con chi fa live. Cioè, sai come funziona, capito? Sì, lo so. Mi sono ripresa per il culo, non so perché. Che cosa? Ah, ecco qua. Ah. Ma cosa c'entra il video trash? Sai cosa mi viene in mente a me da fare questo microfono qua? Hai presente un giorno in una giornata in No, pretura? non me lo fare dire, non me lo fare dire cosa mi viene in mente. Gara? Dai, che non ci banna nessuno stasera. Oddio, no, volo. Io mi vergogno. Mi scosso. Ho presente. No, ma qual è quello? Ma come mai ha fatto quei... Perché ho fatto uso di sostanze illegali stupefacenti? O perché sono un po' deficiente? Diceva una roba del genere. Ti ho preso un personaggio che ho nel cuore. Sei in prima fila. Sì, per il presepe si stanno Ah, dire. che personaggio ha preso? Io non lo Chi è so. YouTube? Anche io? È quello che mangia per sport?
per morire, credo. Perché il tuo scopo finale, perché è l'unico scopo che puoi avere mangiando in quel modo. Cioè... per sport. Oddio. Bigioggero! Bigioggero! Dignitosamente brilli. Che fine ha fatto YouTube? Sarà morto. Hai molestato la statua di Giulietta anche tu, palpandole il seno sinistro? Sì. Cioè... Comunque, da alcuni anni hanno cancellato tutte le scritte. Stai scherzando? No, non ci credo. Vabbè, allora, tutelare di più il palazzo hanno fatto bene. Togliere le scritte, boh, erano caratteristiche, però... Non ho peccato. No, a me dispiace, avevo scritto anche Vanni, io. Ma ci abbiamo Vanni Joe! Ci abbiamo Vanni Joe! Ma zia, Vanni, altro top ospite per Cringer Games. Chi è Vanni Joe? Che l'ho già sentito. Vanni Joe è un VIP. Vanni Joe è un VIP del Twitch, del trash fatto bene, della danza notturna. Abbiamo ballato diverse volte io e Vanni insieme la notte. Oddio, è andato in una live di Ivan Grieco? Sì, ma lui... Allora lo vi, è quello con gli occhiali, quello che balla in accappatoio. Non so, io avevo visto una live da Ivan che c'eri te, forse te, un'altra tipa e uno che ballava. Era Vanni sicuramente quello che ballava. Oddio, ah no, aspetta, forse ne hai visto un altro. È un altro. Recente ne hai visto un altro. Ma Vanni, allora. Vanni Joe, devi conoscerlo. Vanni, devo conoscerti, Vanni. Ti dico solo che è il re dei simpatici amici della mia infanzia e faceva il cuoco. Ah, non voglio saperlo anch'io chi è. La Veneta Doc e la Veneta adottata nella stessa live. That's amore. Ma lo sai lui che qualche anno dopo è stato arrestato per omicidio dal padre? Greve! No, non lo sapevo. Ha detto che fra un po' torna in un video fatto da un fan recente, ha detto di aver fede. In cosa? Fede. Buonasera Vanni, ok, sono arrivata a omicidio. Speriamo. Se ma sei ovunque, Dio cane. Cosa si omicidio, scusami? Abbiamo i chi è? Bigioggero. Ah, non lo conosco. Quello che ha fatto, che diceva ho fatto uso di droghe e sostanze stupefacenti. Oppure sono un po' deficiente. Ah. Quello di una durante in pretura. Ok, ho capito. Ci sono rimasta male, cazzo. Sei ovunque, Dio, ok. Abbiamo i VIPS in chat oggi. Onorata Don Vito. Come Don Vito dice forse? In che senso? Cosa vuol dire? Quello con il tappeto elastico. Sì, anche con di pre al Cerbero. Vanni Joe al Cerbero con ospite anche di pre. Ma veramente? I love you. Esatto, chiamiamo anche Vanni. Ma mandagli il link di Whereby così entra anche Vanni con noi. Oddio, come si fa un balletto? Aspetta, come cazzo si fa? Vanni, ci stai a entrare con noi? Gli mando il link io se vuoi. Ok, io devo risistemare la... Ok, mandagli pure il link che io sistemo. Lo mando io. Vai. Vanni, se vuoi unirti a noi, puoi entrare. Ecco, come distruggere un layout. Aspetta. L'utente ha attivato bloccare i messaggi in chat. Chi? In privato sconosciuti dalle impostazioni della privacy e deve avviare per primo. Vanni! No, ma abbiamo una conversazione avviata da mesi, guarda, ci sono io che ti scrivo cuoricino e tu mi rispondi. Oh porco Dio, l'abbiamo persa. Ah no, ci sei, ok, madonna, ho preso un colpo. Sono uscita un attimo, non ti vedevo più, preso. Oddio, un'aritmia. Ok. A posto. Che, quindi non ti caga? No, mi caga, il problema è che... Vanni, scrivimi tu in privato perché mi dà questa cosa che non ti posso scrivere. Vanni, io, cioè...
Guarda, mi elimino per te. Ecco, a posto. Là. Ok, adesso devo sistemare un attimo. Ma perché non posso ritagliare? Devo fare trasforma ogni volta? Quanto In devo che senso mettere? vuole ritagliare? Cioè, ritagliare il coso qua. Per far vedere solo le finestrelle, capito? Ah, beh, perché devi fare a questa finestra Che cazzo sto e per facendo? tutte le volte ci cioè, devi fare tre a questa finestra, sei tre ospiti, in modo tale che li ritagli uno per uno. Ok, ma il problema era proprio che no, io non, per ritagliare su Streamlabs non mi viene fuori, mi viene fuori trasforma e modifica trasforma, ma ritaglia non mi viene fuori. Do coglioni. Basta che tieni premuto quando tu fai il caricamento dentro OBS, tieni premuto Alt e poi trascini gli angoli. Eccolo Vanni. Ciao tesoro. Che se non mi scrivete non potevo mandarti il link. Eccoti qua. Ma è che io no, non c'ho. C'ho il Mac io, dove cazzo è Lo l'alt? so, io sono andato avanti un anno col Mac. No, meno. Vabbè, No, 10 anni io me lo con il sono Mac. preso apposta per fare le live. Pessima L'iMac. scelta il Mac per fare le live. Perché? Non gira tanto. Io mi sono dovuta. Io avevo l'iMac e ho dovuto cambiare con Windows perché comunque con OBS era un po' una merdina. Oddio, muoio. Aspetta, aspetta, aspetta. Ripresa, ok. Ci Vanni! Eccolo! Vanni, io siamo. non lo so. Un Non attimo, un ci corri attimo. sempre, Ok, un sì. attimo, un che mi Vabbè, preparo. vai, Essendo. preparati. Devi snudarti, Vi mettere faccio questo bel regalo. per favore. Sì, sexy. No, Lo conosci Vanni? È un personaggio incredibile, io crepo, io volo. eh? No, no, cioè voliamo tutte. Voliamo tutte, ma l'unico uccello ce l'ha lui. sì. Sì. No, c'è anche Gino qua. Quindi vola anche Gino, ma se lo metto sopra il microfono non si vede. Eh no, così è troppo omosessuale, però. Oddio, dove è finito Vanni? Ok, È arrivato, ha detto che si deve sistemare per essere più sexy. però è tanto scuro. E adesso accenderà le luci, spero, se no Ok. glielo diciamo noi. Oh, chat ci sono. Io sì, c'è stato un periodo che ballavo nudo in accappatoio, mi facevo anche le docce in live. Sì, mi ricordo. Era il momento più bello. Volo. Hai detto quello con gli occhiali, pensavo dicessi Don Vito. No, no, no. Era un tipo che aveva invitato Ivan per una sfida, una live serale, che Nello Taver anche. Con Nello Taver. Chi è Nello Taver? Tavernello! No, crepo. Nello Taver era un altro streamer. Volo. Stai leccando il clistere. Oddio. È Stai leccando. fetish. Non stavo leccando. Oddio, hai una brutta influenza, cioè stai influenzando male i tuoi gatti. Cin cin e vi Eva, intanto qua il prosecco. Ok, scriva. Oddio, ma sono rimasto indietrissimo. Sta arrivando. Il degrado è completo ora. Vanni, Furri. ci mancano le luci. Accendici le luci, ti prego. Vanni, sono Oh, onorata. Ma no! beh, no, vabbè. No, vabbè. Sono emozionata. Un Vanni, mi attimo. manchi un sacco. Tu non sai cosa è successo ultimamente. Che è successo? Racconta. Non più pubblicamente. In privato è molto importante. Vabbè, Ma scrivimi. se Sì, vuoi, un giorno. sì. Scrivimi, scrivimi. E io non posso saperlo. È in privato, lo puoi sapere anche tu, non Ah, pubblico. ok, va bene.
Vedi, non sto scherzando. S può capitare borderline perché sono nudo. Ok. Ma mi bannano? No, bannano lui. Ah, ok. A me, rischio io. Rischio io. No. No. No, No, io non mi scandalizzo perché essendo un ex pornatore non mi scandalizzo. perfetto. È che la musica, mannaggia, la musica. Mi hanno ucciso con la musica da Mamma mia. copyright. Mi hanno Lascia ucciso. mostrare il cazzo, lo stesso ti ballo. Ma te la faccio io la musica. Tararam. Non Tararam. c'è quel ritmo, non c'è quel ritmo. Purtroppo. Senti, allora, fai una cosa, Vanni. Vai su YouTube, scrivi dance no Un copyright accappatoio. e poi la puoi ballare perché non è copyright. Non c'è abbastanza vino nel mondo per questa live, infatti io Cazzo, l'ho è finita. vero? Ma una volta la Cristina, tu non sai, la buca ballava con il vino. Poi ci ho dedicato una doccia perché io mi facevo pure le docce live su Twitch. E come hai fatto a non farti bannare? Trucchi, Ho trucchi. chiesto perché hai smesso, Vanni, ci mancano. Perché lo so, perché inverno fa freddo. E non ti lavi più. Ok. Ah, sì, però fa freddo, invece d'estate era Ah, più. ma è per il volume di quella cosa che quando è freddo si raggrinzisce. Diciamo. Ok, hai ragione, hai fatto bene. Giustamente. Io allora, tu considera che una vado a volta, prendere Vanni. il vino Vai, 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 ma vai. arrivo subito. Una volta, Vanni. Io, tra l'altro, Vanni, ho bisogno di invitare. Io spero che tu sia ancora disponibile a venire ospite, eccetera, perché ho pensato un format in cui tu saresti perfetto. Sono delle sfide a chi ha più coraggio a fare le cose. Secondo me tu sei più coraggioso. Ma a parte questo, ti ricordi quella volta in cui stavi facendo la live della doccia e io ti stavo per convincere a per un attimo mostrare a fare Tipo l'elicottero? Buga, questa È qua finito il vino. è no copyright, è sicura, vero? Come Sì, faccio però a dico no farti copyright, sentire? vai. Guarda, controlla te, che è meglio. Tu sei più esperta di me in questo. Beh, dimmi se Dove me l'hai messa? Ok, in privato su Twitch. sì, vediamo. Mi dissocio come l'ha detto, non è cose sono ambigue. Vanni, tu sei intoccabile, nessuno può bannarti, perché tu sei un'istituzione su Twitch, senza di te non esiste neanche il corpo umano. Quante cose che impariamo, cuore, muscoli e Sì, polmoni. breaking copyright, musica per video e stream, certificato, quindi sicuro va benissimo questa. Vai, vai, vai. Ma cos'è? Come faccio a farla sentire però? Si sente? Vediamo? No. No, la senti solo tu, Vanni. Le docce di Vanni sono più sexy di quelle di Hedwig Fennec. Fennec. Allora, Cree, tu sai mettere la musica live? La sentite? Sì, ma c'è già in sottofondo. Noi non la sentiamo perché siamo su live. Ok, bene. Quindi come devo fare? Su YouTube. Sì, Sì. Passo passagli quel link che il una link che mi serie di. ha dato Vanni. Aspetta, che lui vuole ballare su questa musica. Il problema è che non riusciamo a sentirla tutti contemporaneamente. Ma dovrebbe usare StreamLabs, capisci? O OBS per poterlo fare. Sì. Io intanto mi Allora, preparo al posso peggio. mettere il link in chat? Chat qual ah, this chat, ok. Sì, però non riuscivo il modo di Oh, mandarti. porca Madonna. Aspetta.
Vai, vai, le bestemmie qua sono... Allora, e come cazzo? La puoi Per mettere... farla ascoltare lì, io devo mandarla copia. Aspetta, buoni, buoni, fermi. Arrivo, arrivo. Devo fare share, giusto? No, cazzo. Dovresti aprirla su OBS. Per acquisire il volume del desktop. Esatto, se no fai il volume desktop. Così Ok. la YouTube direttamente senza metterla su OBS. L'avevo fatto. Ma si sente comunque solo dalla live. Beh, se si sente dalla live non da... Dimmi quando vediamo se riesco a coordinarmi, quando la starti e la starto pure io. Come? Aspetta. Tipo adesso sta andando. 3, 2, 1 e io sento 3, 2, 1, io starto, tu starti a 0, così è coordinata. Almeno anche se no, la sento io, non da qui, ma la sento solo io. Basta. Vabbè, ci siamo Io capiti. raga non mi divertivo così tanto dal 2018. Io chat la sentite la musica? La di chat la sentono. Allora Manni, fai una cosa. Muta Where Am I e ascolta solo la live. Oddio, mu... Sento più la musica. Non sento più la musica. Che è successo? Mi sentite? Non vi sento più. Sì. Siamo pochi eletti Ma che perché? assistono al momento più alto della storia di Twitch. Io bevo. Me le presti 2 chili di culo? Io le posso... Non posso, lo giuro. I feticisti, oddio, volo. Vanni. Tutto bene, Vanni? Vanni, mi senti? Vanni non c'è. Vanni, l'abbiamo perso. La musica è finita. La musica è Ma Vanni Vanni se no. n'è andato. È ritornato. La musica è finita, ma Vanni no. Sentite? Eccoli! Sì, ti Sì! sentiamo! Ah, meno male, va. No, perché tutto un tratto se l'audio è andato via. Ma
per qualche attimo, non capisco il perché. Perché buga? Non lo so. Io guardo tutto a posto. Mio, un problema mio, non tu. Grazie. Ma quella luce lì è una luce? Sono più luci? È una. Ma è una? Mi mandi il link che lo voglio? Anch'io lo voglio. Fatti pagare la sponsorizzazione di quella luce perché te la comprano tutti. Però potremmo fare serata rave party. Rave Twitch party. Sì. Ci non sta. Chiamarlo rave. Che tanto la musica techno non ha copyright. Vero? Quindi fanno più casino loro due da sole che non vanno. Adesso arrivano i carabinieri e vedremo l'arresto in diretta di Vanni. Scrivi Buga luce da discoteca su Amazon, ce ne sono di dov'è che devo andare, scusami Vanni? Su Amazon, basta che scrivi luce da discoteca. C'è pure luce da discoteca, luce da palla con telecomando, la palla con telecomando. Palla con telecomando, perfetto. Luci discoteca LED e la trovi subito. Vanni, vogliamo la doccia. La doccia non Vanni, fai la doccia per noi, dai, siamo qui, siamo pochi, siamo in 15 persone, dai. FBI, open up. Niente. Vanni, ma è qui nostra? Ari, eccomi. Mitch sul Twitch? Chi è Mitch sul Twitch? È un mio moderatore, il mio amico. Ciao, potrebbe amico. Arrivare dopo Natale, Vanni, perché tutti gli elfi hanno bisogno delle luci da discoteca. Musica attivata palla da luci discoteca con telecomando 7 colori luci DJ per Natale bar, festa, club, car, Christmas, le gare per bambini. Comunque bisogna la Cristina, essendo che siamo affiliati, noi affiliati abbiamo un problema che Buca essendo che ha che parte non avrà mai questi problemi e a noi purtroppo la multiqualitet ce la tolgono. E dovresti dovremmo a noi affiliati ci tocca riavviare la live più volte. Perché? È così purtroppo. No, allora, in realtà ci sono passata anch'io per la maggior parte del tempo su Twitch. Quando eri affiliata, sì. Sì. Quando ero affiliata ti tengono una qualità molto bassa di video e audio, mentre quando sei partner ti danno la top quality. Che cosa è successo? Che quando sono diventata partner hanno detto tutti: perché non si sente la differenza di qualità? Ma dai. Perché le mie cose fanno schifo. Tipo. Quindi, vabbè, però. Certo, io sto vabbè, mettendo la tecno. Ma si sente quindi? Voi in sottofondo. È che non riesco a mettere un volume sì. Basso, non voglio che si senta tanto. Ma io ne conosco una. Ma devi far ballare Vanni. Noi facciamo ballare Vanni. Devo trovarne una che non abbia troppe. Vanni, questa sono sicura che ti piacerà. Aspetta. Vediamo. Grazie, Pandino, profilo di Hello. Grazie, Albe. Grazie. Aspetta. Albe. La gola minimale, ti piace? Questa. È peor, non vivo da solo, capisci? Con chi vivi, Vanni? Che non, io vivo con i miei genitori, anche se c'ho un mio pianerottolo per i fatti miei, dove che purtroppo non c'è la doccia, capisci? Quindi devi andare a fare la doccia dei tuoi? Come facevi quest'estate? Sì. Non c'erano? Non c'erano, erano in campagna per il Covid. Sono rimasti 4-5 mesi in campagna loro. E io sono rimasto nel mio pianerottolo. Dicono che Galli è morto al coltellato. No, amore, non credere a questa cosa, è un meme. Sicuro? È un meme, è tutto un meme. Madonna.
Ho preso un colpo. E pensa che di solito lo fanno con Berlusconi. Che fa, ogni volta che arrivano a scrivere Berlusconi è morto, di vecchiaia, è morta, di vecchiaia, io tutte le volte ci credo perché è verosimile come cosa, invece. Ogni volta mi illudono. Madonna. Ma che mi dissocio, bile peor. Io fatti la doccia. Perché non ti vuoi fare la doccia secca? Eh? Doccia secca? Come? Doccia secca? E mi devo spogliare? Sì, no. Beh, ma da Vanni, dentro... di dove sei? Io? Sì. Sicilia. Sai che non ci sono mai stata in Sicilia? Io dovevo incontrare la buca dal vivo, solo che per il Covid è successo un casino. Madonna. Ma dimmi, da che parte sei della Sicilia, tu, Vanni? Calatafimi, Segesta, provincia di Trapani. Di Trapani. Vicino al mare? Diciamo, sì, vicino. Diciamo vicino. Un quarto d'ora, 20 minuti e arrivo al mare. Bello. Eccola qua la techno. Si sente? Mm-hmm. Okay. È il momento di andarci, Cristina. Vai a trovare Vanni. Vanni, se ti vengo a trovare... Vediamo. Di che regione sei te? Dall'accento... Veneto. Io dovrei pure venire verso Trento. Un giorno dovrei passare dalle parti di Trento. Ma Vanni, visto che anche tu sei un porno star... Ex, adesso. E ci anche saremmo incontrati in qualche set. Perché anche lei lavora nel mondo. Lo so. so tante cose. È un plot twist assurdo. Che twist? In che cosa? La musica? Che lui ti conoscesse. So che, ma lo so. Tu lo devi so. Vedere i video di Vanni in cui fa fisting. Io facevo, praticavo questo, fra il 2005 e il 2000, e fino alla fine del 2009, ed ero in Germania, mi trovavo. Davvero? Sì. Ma quel sito arancione nero è la sede centrale in Germania. Arancione nero? Nero. Diciamo pure Pornhub, che tanto... Ah, si può dire? Che ne so io? Sì, qui si può far tutto, si può bestemmiare, si può dire dentro i limiti, insomma. Cioè, non voglio essere bannata, però... Ah, vedi. Arancione nero, Twitch è più severo, ma lì puoi uscire il sedero. Il sedero? Quale, sedero. Questo... Oddio. Ok. Culi, tutti culi. Facciamo twerking. Oddio. Ma sai che c'è la coda? Può fare twerking anche lui. Guarda, ci sei. Oddio, ma stasera niente tacchini. I tacchini. Veneto libero, Veneto stato. Niente tacchini. Salta gli annunci, infigato mare, porco Dio. Okay. Guardi la pubblicità di te stessa. La pubblicità di me stessa? Che pubblicità era? Scusa. E cosa? Buga? La sua imbriaga, zio. Avete bevuto? Avete bevuto? Vanni, tu! Bevi, Vanni! Mi devo attrezzare allora, nei prossimi giorni. Attrezzati, Vanni. Però, chat... No, questo...
Avevo intenzione. Questo è il periodo festivo, essendo che ci sarà qualche giorno che l'Italia è tutta alcuni giorni zona rossa. Mamma mia, zona rossa però completamente. Alcuni giorni saremo in zona rossa, Buga. Cavoli. Preparati a fare la spesa al supermercato in tempo, informati quali giorni sono rossi, eccetera, eccetera. Non ho mai fatto questo. Oh, dove vai? Che ne so io. No, è che io lo faccio online perché ho il peso culo, ho il peso nel culo. Ma se lo fai online, allora meglio ancora. Non soffri di questa cosa. In che senso hai un peso nel culo? Hai presente cosa sono i pesi? Aspetta, ti faccio vedere subito. Le emorroidi? Non mi ha sentito. No, credo. Peso, eh? Non mi ha sentito. Oh, Cristina, te la sei vista la live quando ha fatto il bagno di birra lei? No, non l'ho vista. Oddio, cosa fa? Che è fatta il bagno nella vasca pieno di birra. La vasca piena di birra? Sì. Ma quante birra ha svuotato? Ma boh, 160 mi ricordo. No, 160? Solo 60. 60. Stai scherzando, Buga? No. No. Di Bavaria, la peggio birra, 30 centesimi, possibile. No, io volo. Ed è tutto merito di Ball, cioè tu devi ringraziare questo santo Ball, che è qua altro che sento Graal, santo Ball. Sì, a Ball peor, grazie a lui è riuscita sta live, questo bagno di birra. Perché mi ha pagato tutte le birre che ci hanno svuotato il centro. Ah, ma anch'io comunque faccio la spesa online. Bugarella, poi ci sono io che porto le pesche sciroppate. Mi colpisce la pacatezza di Vanni quando un ex porno divo poi si preoccupa, come tutti, di fare la spesa. Buga, beh, mica la fa col pene. Oh, che bello illuminato che sei adesso, Vanni. Sì, sono sbarbato. Una volta ero più presentabile. No, vai bene così. Hai il fascino da savage, da selvaggio. Da salvaggio. Ma, sentimi, Vanni, qual è la tua paura più grande? Paura? Io? La morte. Tu non credi? Si deve aver paura del... No, la morte, magari diciamo. Io ho paura di finire questo ultimo sorso di alcol. Non ne hai più. Oppure c'è un'altra paura che noi persone abbiamo, è una paura in comune. Che io ho più paura delle persone che della morte, in questo caso. Sì, perché nella morte non ci sono le persone. Però, se pensi, come dice Epicuro, che quando ci sei tu, la morte non c'è. Quando c'è la morte, tu non ci sei, non vi incontrate mai. Quindi non dovresti avere paura della morte. È normale. Io, diciamo che sono due cose che ho timore, sì, perché diciamo che chi non desiderebbe... Dimmi una persona chi non vorrebbe mai morire. Tutti mai. Desidererebbero avere una vita eterna. Essere sempre giovane, sempre fit e non invecchiare, perché non invecchiare. Ma Vanni, hai più paura di invecchiare o di morire? Di invecchiare. O di soffrire quando muori. Di invecchiare. Io già ho ben 46 anni il prossimo anno, Cristina. Belli, te li porti bene. Grazie, gli strati. Gli strati, sì. Grazie! Ma venite anche voi! Cazzo, grazie! Oddio,
Grazie. Sto sudando come una okay. Come io... Billy ti ama, ma non ama me Billy. Billy Foster fa questo ballo così, tipo. Ma io lo conosco Billy Foster. Anche io lo conosco, dovrebbe amare me, tipo. Billy Foster è il top commentatore. Il top commentatore di YouTube. Esatto. Ciao Billy. Madonna quanti. Facciamo entrare anche gli strati. Grazie. Facciamo entrare tutti. Raga, se volete entrare voi degli strati, vi mandiamo il link. No, però siamo al massimo 4. Cavoli. Uno no, di io... si unisce. Io allora. Allora... Billy Foster, io sai che ho visto il pene di Billy Foster. Voglio vederlo anch'io. Me l'ha mandato a scomparizione, però me lo ricordo. Ah, porca miseria. Billy amava Kokeshi, ma andò male. Ah. Cioè, grazie, prosecco, io l'ho finito il prosecco, adesso c'ho il martini, che è finito anche il martini. Io adesso c'ho una fontana candida. Io devo andare, io c'ho il clistere. Anch'io fatto... c'ho il clistere. Ma è fatto... Senti, puoi ciucciare il vino da quello, per favore? No, io lo uso questo, vecchia. Comunque, Buga, te lo dico pubblicamente, dammi un indirizzo postale, grazie, in modo che amo, ti invio del buon vino casareccio. Guarda, ti ringrazio infinitamente, anzi. Un indirizzo postale, che te lo invio. Vanni, raccontaci una storia. Che Billy. Ti devo raccontare, Billy? Coro, noi te lo ti diamo in coro, escilo. Muy grazie, bandini. Facci l'elicottero. Siamo tre. L'elicotterino. Vanni, io sono ancora rimasta con le... A me è andato in figa tutto. Sono la molestia degli... Papà Castoro Lorenzo. Ciao Vanni. Scomparizione. Scomparizione. Ah, quando quella ha detto Buga. Quella per le biciclette, non clistere. Porco Dio, è un clistere. Fagli vedere come funziona. Vedi, tu te lo infili su per il culo da qua e ti tiri sull'acqua e è a posto. Ma tu con cosa lo riempi di solito? Solo con acqua? O soluzione idrotonica? O... Acqua calda. Acqua calda? Sì. Meglio, brava. No, perché c'è gente che ci mette dentro il piscio o il coso. Alexa, accendi luce. Sai che potrei metterci dentro il prosecco? No, non nel culo però in bocca sì. Magari con un altro clistere. Se volete il link ve lo mando... No, dai, sto scherzando. No, io vorrei vedere. Potresti sponsorizzare clisteri? Sì. L'ho fatto, lo fa quasi sempre, lo fa in tutte le live. In chat vuole Billy in chiamata. Mandi il link a Billy, Billy vuole entrare. Billy, perfetto. Allora, mandiamo il link a Billy, Billy Foster. Così parliamo un po' del suo pene. Dove sei, Billy Meo? Billy Foster. Aspetta che l'ho visto scrivere prima. Eccolo qua. Io ho bisogno d'acqua. Devo andare a prendere le sigarette. Cioè, ce le ho in borsa. Vai, fai il tragitto. Billy, parlaci del ritorno di Kokeshi. Non è ritornata. Ha solo fatto un video per chiarire le cose. Giusto? Mm-hmm. Poco più o meno. Cioè, sì. Non ha detto che ha ricominciato, ma neanche che è ritornata. Magari farà un video ogni quando cazzo vuole lei. Chi? Grazie, Kokeshi. Distile. Dio cane, dieti le. Porco Dio! Dieti. Lettere. Dieti lettere. Ma i nomi più. Grazie. Ma sì, quando inviti un ospite e ti ritrovi in un rave park. Ma veramente. Io
finito l'alcol, adesso devo chiamare il mio pusher. Lo scherzo, mi dissocio, non sto scherzando. Nella parte finale dice che ricomincia. No. Cioè nei commenti sotto. Lascia da comprovarsi, per quello ricomincia. No, no, era davanti a lei Fabio. Tipo lo salutava, ciao Fabio, parlava di lui con... Io non riesco a fare i video con... Però, questa cosa, questo bannabile. Che cosa? Questo che c'ho qua. Brufolo. Un po' di culo nel mento. Ah, il culo nel mento. Anch'io ce l'ho. No, no, non to... È una vagina, mi sa. Sì, sì, ha la forma della vagina. Ehi, è proprio una vagina. Io crepo. Perché mi si vede nulla? Guarda la mia vagina, Billy. Ciao, Billy. Fa schifo, whereby, aspetta che devo sistemare. Come fa schifo? Allora... Perché mi si è attivata Alexa? Perché l'ho chiamata? Alexa! Ah, e Google! Cioè, che onore il Billy. Cos'è una vagina? Billy? Billy è una vagina, sì. No, ma se metto la mia webcam non me la riconosce. Ma come? Com'è possibile? Ma ti ho visto, ti abbiamo visto. Sì, un attimo, Cristo. Secondo me hai girato la fotocamera dall'altra parte. No, aspetta, che non so come si esce di qui mo. C'è qualcosa davanti. Cosa ci ha messo davanti? Alexa, spegni il okay, ci siamo. Buonasera, benvenuto nel disagio. Roba proprio di 5 minuti, perché c'è la mia rossa preferita, sono passato un attimo. Ma qui la qualità ci fa schifo, che ci frega della cam buona. No, a me sì interessa questa cosa, che cioè, siamo ospiti, almeno facciamo belle figure così. Billy, cosa ti è successo che sei diventato figo improvvisamente? Hai cambiato stile, hai messo i braccialetti, adesso sei figo. Ma quando? Scusa, sempre questo è stato il mio outfit. No, scusa. No, adesso sei molto diverso. Okay. Ma se faccio i video che si vede a mezzo busto, se li faccio l'estate c'è la t-shirt, non è che si vede tutto il resto. Giusto. Ci sono più oggetti chiamati camera? No, sempre avuto le camicie. È la barba allora, è la barba. Sì, hai cambiato può essere qualcosa. Anche la barba. La barba, sì, hai cambiato qualcosa. Sì, Billy, queste applicazioni, queste... Sì, ma sicuramente Whereby che ti fa sembrare più bello, sicuramente. Può essere. No, sei diventato grande, semplicemente, ho messo i capelli bianchi, io sono rimasti pochi. Io sento la musica senza accendere la musica. Quanti tavernello a testa vi siete fatti? Allora... Io ho bevuto un bicchiere di prosecco, poi è finito il prosecco. Cioè, ce ne avrei un'altra bottiglia, ma me la tengo risparmiata per Capodanno. Poi c'è anche Natale in mezzo, quindi... Ho fatto una bottiglia fino a Capodanno, cazzo! Essendo che tutte queste cose... siccome tutte queste cose... diciamo che riducono la qualità, ci riducono la qualità anche se abbiamo webcam buone, e per poter avere migliore qualità dobbiamo sganciare a Whereby per avere qualità migliore, ma dobbiamo sganciare, io non vado a pagare a Whereby mensilmente per una cosa. Ma, con tu, Discord, ma no? Mettevi i tuoi video di fisting gratis, non mi sembra tutto. Se cosa fai a parte Twitch? Io faccio tante cose, che cazzo devo dire, nel canale Telegram, che mi vergogno, sono timida a dirlo in live. Perché devi dire cosa fai, non è che sì, diccelo, Cri, dai che ci sono tante persone adesso, diglielo. Tante persone. Allora, faccio video su YouTube e dopo faccio anche video fetish, sono su Pornhub. Basta. E su OnlyFans, che è il più importante di tutti. Pure io e Vuga siamo su Pornhub. Insieme in un video? Sì, dormito, però. Rossa contro top commentatore, andatelo a cercare su Pornhub, che... altro che la vicina pecorina, altro che questa è qualità. Oh, ma non c'è più
più su Pornhub la vicina piccolina. Ok. Billy, che stai a famo? Io mo devo andare a dormire, che io devo andare a lavorare. Ma siete arrivati a questa combo? Ma tu, 4, cosa fai? Io non ho più il potere della... No, non parlo mai del mio lavoro, Buga. Io privatamente, la mia vita privata... Non ha mai parlato, non ha mai parlato... Tengo lontanissima dal web la mia vita privata. Nessuno sa dove abito, che lavoro faccio, eccetera, eccetera. Cioè, lo sa, qualcuno lo sa che lavoro faccio, ma non lo dirò mai. Ok. Non faccio il poliziotto, questo no. Ah, ecco che non mi capiti lo sbirro. Ok, dunque, allora usciamo la bomba, raga! La questo... speed, dov'è la speed? Produco accappatoi per Vanni Gio, come lavoro. Ah, e per me niente. Voglio anch'io un accappatoio firmato Billy Foster. No, comunque, a parte che sono veramente deluso dal fatto che Buga giudichi le persone in base al proprio outfit e non in base alla propria essenza. Questa cosa mi ha totalmente deluso questa sera. Sentire l'essenza, non passano le cose. Sono sempre stato un bell'uomo, sia fin dalla tenera età. Questa cosa mi ha molto ferito, quello che mi ha detto, la mia rossa preferita. Quindi io credo che adesso andrò via e... Ma tu mi hai tradita, ci provi con tutte le rosse. Ma non le conosco rosse, altre rosse. Potrebbe essere se ci fossero altre rosse, ma non le conosco neanche. Pieno, Twitch ci sono solo rosse. Ma Twitch lo faccio con i miei amici sugli strati, il canale degli strati. Però io non guardo gli altri di Twitch, sinceramente, perché cioè, è difficile che io guarda gente su Twitch. Come Red Lilium? Cosa c'entra Red Lilium? Non guardo gli altri su Twitch, ragazzi, io non c'ho il tempo. Ah, l'Anna, anche lei. O lo faccio io, Twitch, o guardo gli altri. Già fare YouTube è diventato un problema serio. Figura di fare, cioè, vedere gli altri su Twitch, che poi per vedere cosa gente... E si mette la roba nel culo, cioè è quello che si fa su Twitch, vero Buga? Non so. Sì, ma io già cioè, praticamente tutte le live non faccio altro che infilarmi clisteri nel culo, guarda. Quindi cioè, era sì, come pensavo. Sì. Sì, ma voi non avete ancora capito la piega pornografica che ha preso Twitch, dovete assolutamente... Scherzo. Sì, poi con le nuove regole. Buga, no, la chat vuole che parli del pirello di Billy. È a forma di Vanni Gio, ragazzi. Vabbè. A forma. Zitto tu. A forma di cannolo siciliano. Zitto tu. È incredibilmente roseo. Buga. Vado a prendere le sigarette. Un attimo. Cioè, ragazzi, ce un salutone. Ciao, Billy. Come te ragazzi, ne vai di già? Devo fare una cosa là. Devo okay. fare una Vanni, se volete vi mando il mobi il mobi attenta a te il mobi ti mando subito il mobi Vanni, così glielo dici in faccia, vai, mandaci il mobi. Cos'è sto mobi? Adesso arriva anche il mobi. Sì, ma non vi offendete, Vanni, cioè vai a prendere il vino, non ti preoccupare. Cli. Allora R diventa una L, che un attimo arrivo. Niente, mi sembra di aver organizzato una festa. No, a casa di una... Non vai a casa dei tuoi amici e organizzi le feste. Non a casa tua, a casa dei tuoi amici. Aspettate un attimo. Bobby! Aspetta un attimo. Vedi, io sono meno boomer di Billy, quindi riesco a entrare velocemente. Ciao, no, Vanni, come stai? Prima di te, perché... No, aspetta, Vanni. Già, Vanni, ciao. Moby, ho avuto una visione. Hai presente l'osservatore dell'oceano di Friedrich? Sì, certo. Sei tu, da dietro. Ma è vero. E non lo so, ma oggi ho fatto anche coming out, quindi sono proprio... Oddio. Sì, è una roba vera. È transessuale? Sì. No, ma che transessuale? Ma che cazzo dici? Transessuale sarà Vanni Gio, non io! Buonasera, benvenuto nella mia live. Buonasera, padrona di casa. Grazie, buonasera. Tutto bene? Ma chi è tutto lei? Bene. Chi è questa io persona? Io sono uno strato, amico di Billy. Billy mi ha detto entra perché questa è una live meravigliosa con delle persone meravigliose. Quindi mi ha detto entra. Grazie.
saluta la padrona di casa, che è sicuramente una persona meravigliosa. Io saluto la persona meravigliosa. Un attimo, voglio rispondere a Billy adesso. Voglio rispondere. Io, il mio pene è a forma di Billy Foster. Ma quanta creatività dentro Vanni Joe, eh? No, Vanni Joe è un'opera d'arte. Ma assolutamente. Dotata un'opera d'arte mobile. Mobile soprattutto in questo momento. Vanni, ti vedo proprio bloccato, ma come stai? Stai bene, Vanni? Non sono bloccato, sono sereno. C'è serenità. C'è serenità, quindi tu stai sereno, Vanni? Sono sereno, tranquillo. Tranquillo, tranquillo nel tuo accappatoio. Come va? Questi mesi senza mobili ti sono mancati? No. Come mai no? Ma questa cosa è impossibile, cioè... Buga, come fai ad avere dei rapporti con una persona così scortese? Con lui, con Vanni? Mettigli la musica. Tu mettigli la musica e diventa il tuo migliore amico per sempre. Che musica ti piace, Vanni? Dance. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Io può sembrare così, ma a me mi piace la patata, a prescindere. Oddio, si è bloccato tutto. Ma non è vero. Vanni, è bloccato adesso. Ma non è vero, Vanni. Okay. Io ricordo quando mi facevi... No, Vanni, ma stai mentendo? Perché? Ricordo perfettamente quando mi... Ma no, è andato via! Che succede? Vanni, ricordo perfettamente quando mi facevi tutte le avance. Come mai adesso ti piace la figa? Che avance ti facevo? Ma sì, dai, guarda che tiro fuori le chat, guarda che le tiro fuori, tirale fuori. Ma io so che era Billy, e Billy che ti faceva le avance. Billy Foster, so per certo. Buga e la Cristina faceva avance al Moby, ma tutti gli fanno le avance perché io sono un figo. Allora, certo, non posso vantare una figa. Capire la situazione, cosa sta succedendo. Vanni Joe sta ritrattando il fatto che ci provasse con me mesi fa. È vero, Vanni? Allora, Moby, io devo ammetterti che hai un fascino irresistibile, quindi è veramente difficile che qualcuno non ci abbia provato con te, per quanto, per sbaglio magari, no? Cioè, magari non se ne è reso conto, però diventi... Però tu, Buga, con me non ci hai mai provato con me questa cosa. Non ho mai avuto l'onore di averci a che fare. Adesso, appena mi guardi negli occhi, mi sciolgo, però. Capito? Ti sto guardando negli occhi. Ok. Ma è quel cappotto! Non è un cappotto, è una giacca. Una donna di classe come lei non lo riconosce, una giacca dal cappotto. Tre anni che... La tua voce mi è familiare, però. Sì, si fa video, si fa video un po'. Faccio video, insomma. Allora, lui è uno spettatore. Moby, adesso scusate, però devo fare Moby. Ma lui è anche il nome di un cantante. Doppiatore di delfini nei film di Sui Delfini. Okay. Sì, assolutamente. Ecco, non so se avete mai visto tipo Flipper, così. Quello che lo doppia è Moby. Sì, ma mi pagano anche bene. Se, l'uomo che mette le sciarpe pure in estate, davvero? Sì, ci sono le sciarpe apposite per l'estate. Che c'è? Cazzo. Le voglio anch'io? Allora, ci dobbiamo risentire, le mando il link dove comprarle. Ma lei cosa nasconde lì sotto? Perché chi ha bisogno di mettere la sciarpa sempre nasconde molti succhiotti. Sì, e ho tre capezzoli anche. Sì, sono... Sì. Cioè, oggi solo rivelazioni. Delfino filico lei. Sì, assolutamente. Ma Vanni, cioè, torniamo all'argomento importante. Cioè, come mai ritratti? Cioè, perché te ne vergogni? Cioè, non c'è niente di male a essere gaio, Vanni. Non voglio essere bannata, ma voi state... No, ma infatti non useremo parole bannabili, okay. Credo. Ma voi siete d'accordo con l'amore tra umani e delfini? Non lo so, dopo averli doppiati per così tanti anni vedo in loro ormai delle fattezze umane, quindi io sarei di parte, io farei rispondere ad altre persone. Vanni, ad esempio, lei è d'accordo? Posso capire che i delfini sono degli animali molto intelligenti, ma non credo che potrebbe essere fattuale sta cosa.
Fattibile, invece... semmai. Fattibile. Fattibile. Come mai no? No? Perché no? Può essere un rapporto con un delfino, perché un delfino, se ti prende in simpatia, non, è come un eroe, il tuo salvatore diventa. Sì, ma noi parlavamo di altri rapporti, Vanni. Rapporti sessuali. Non si può, non, gli animali. Non lo so, non credo che si può. Si può. Non si può, non perché credo. La legge è ingiusta e non considera gli animali come esseri senzienti quando lo sono, e quando c'è il consenso si capisce. Ha ragione. E dopo questa affermazione talmente tanto logica da non poter proprio negare l'evidenza, lei che cosa ne pensa ancora? Ma chi siamo? Dovremmo chi è membro? Per cambiare le regole, il MOBI, per cambiare le regole dovremmo essere tutti uniti e cercare di fare cambiare le regole. Ma lei sarebbe tutto. Disposto a cambiarle con me? Perché io domani faccio partire una petizione, voglio la sua firma, caro. Io sono l'ultimo che metto la firma. Ma perché? Perché? Vanino. Perché essere così ignavo? Perché essere così ignavo? Guarda che non è un vanto esserlo, per niente. No, io no, ma io voglio vedere che se c'è questa unione, è fattibile questa unione. Allora, se lei si fida della mia parola, io le dico che è fattibilissima. Buga, lei conferma? Assolutamente. Mi sembra Berlusconi. Sì, no, per no, niente. No, non mi consenta. Io ho più soldi. Però, Vanni, cioè, adesso che abbiamo... No, non ballo più. Come? Perché ti ha chiesto niente, nel senso. Vanni, ci faccia il ballo del delfino? No, no. Come balla il delfino? Cioè, scusa, si è messo l'accappatoio e non fa il ballo del delfino? No. Allora, io ho una storia da raccontare seria. Cioè, ci sono delle storie d'amore tra delfini ed esseri umani, per cui quando li hanno scoperti hanno diviso il delfino dall'essere umano, il delfino si è suicidato perché non poteva vivere senza il suo amore umano, e avevano rapporti sessuali completi con piena soddisfazione sia dell'umano che del delfino. Andate a documentarvi, soprattutto. Te l'ha detto Barba Scura? Esatto. No, ma ci sono veramente questi studi qua, per cui io dico, ma chi siamo noi per decretare che cosa è amore e cosa no? Cioè, col delfino non lo puoi fare quando lui si affeziona talmente tanto a te che se tu lo abbandoni si uccide, e quindi tu li separi per il bene del delfino che poi si uccide. Appunto, cioè, no? Cioè, lo puoi fare con una persona handicappata e non lo puoi fare con un delfino. Cioè, mi dissocio. È sbagliato, è sbagliato. No, vabbè. Mi dissocio. No, non c'è da dissociarsi, non ho mica detto qualcosa di bannabile adesso. No, però ho capito, cioè, non è pari merito assolutamente. No, ma neanche io lo penso. Nel senso. Al di là del incapace di intendere di volere, lo puoi fare con un incapace di intendere di volere, no? Cioè, ma che non sia minorenne, che sia uno maggiorenne, però incapace di intendere di volere, lo puoi fare. Con un delfino no. Che è capace di intendere. Cioè, Vanni, cioè, adesso, cosa ne pensi? Dimmi, cosa ne pensi? Ognuno è libero di fare. E allora perché non mi firmi sta cazzo di petizione? E perché devo essere io il primo? Non ho detto che devi essere il primo. Io ho detto che io faccio la petizione e vorrei la tua firma. Ci sarà la mia firma, ma non sarò il primo a firmare. Guarda, l'hai detto, Io domani faccio la petizione e voglio vedere se non la firmi, cazzo. Io sono la prima. Ormai l'hai detto, Vanni, Dipende. Ormai l'hai detto. Miss Cristina. Sì. Lei la firma. Sì, vabbè, a pagamento. A pagamento, va bene. Vanni, vedi, siamo 3-1, anche te firmerai. Grazie, Vanni. Sono contento di essere entrato, per grazie, averti fatto, per averti instillato un minimo di cuore all'interno di quel tuo secco organo. Cristina è stata gentilissima. Se vuole, ci sono gli altri due strati. Magari non li facciamo entrare perché mi stiamo già troppo rompendo i coglioni. Ma no, è un piacere. Basta che non ci sia la Lamborghini. Non, per favore.
Tu sei già stato ospite da noi, sai benissimo che non c'è. Ma che cazzo di ragionamento? Ah, meno male. Cosa vuol dire la Lamborghini? Ma che stai dicendo, Vanni? Ma sei ubriaco, Vanni? No. Ma sei palesemente ubriaco, Vanni? Forse. Come forse? Sei palesemente ubriaco in live, sì. in un contesto professionale, te ti ubriachi, ma non ti vergogni. Questa è finta acqua. Ma quella è Gin Lemon, lo sanno tutti. È stato un piacere, Buga. Cristina, sei stata gentilissima. No, amore mio, grazie mille. Arrivederci. Vanni, è stato un piacere. Cavaliere. Ciao, Vanni. Ciao, ciao a tutti. Ciao, notte. Ciao, notte a chi va. Notte. Bene. Russia. Torniamo a noi. Mm. Io il pantalone lo vedo sempre più sbronzo. Ma il Ieri lo ero davvero. Ieri lo ero davvero dopo una bottiglia di Sambuca. Merda. Porco Dio. Una bottiglia. Dai, facciamo un ultimo balletto tutti insieme. Che canzone metto? Ci vuole una canzone senza copyright. Chat, avete una canzone senza copyright? Quel link che ti ho passato c'è più. È una lista, non è solo una canzone. Ah, una playlist. Sì. Vado a te a riprendere il link adesso. Eccolo. Trovato. Allora. Ok. Ditemi se la sentite. Dance. Sentite? Ah, facciamo questi due minuti di disagio, come si dice, come dice Buga. Quindi si balla. Ok. Sì, adesso sì. Okay. Ma Buga balla con le piante. Come con le piante? Sì, ho smontato. Mi si è emozionata la pianta. Vabbè. Sono pezzi di pianta dappertutto. Ma non avete dei vicini di casa? Sì, infatti domani io penso che mi butteranno fuori dal condominio. Infatti... Vanni, ma tu quanto in profondità riesci a metterti in gola il microfono? Non lo so, non l'ho mai provato, non ci riesco perché mi piace la patata solo. Ma no, ma è una sfida goliardica, che c'entra? È un microfono, mica... È troppo grande, vedi? Beh, effettivamente Vanni punti in alto.
effettivamente Vanni, cazzo. Lì ti sto. Sì, posso capire che facevo quella cosa tanti anni fa, è uguale, diciamo, però non ci riuscirei a mettere la mano non ci in bocca. Non ci riesci a stare col pugno in bocca? No. Ma come mai hai smesso, Vanni? Così, ho voluto io smettere. Così, un giorno ti sei svegliato, basta, oggi non faccio più porno. Basta, basta, ho detto basta. Ma sono tanti, passati tanti anni, Cristina, poi come te sai, su Pornhub ogni mi sembra che ogni 21 mesi Pornhub aggiorna i video e li toglie, quelli vecchi da più di 21 mesi, lo sai. Io so così una volta, ma adesso non lo so se è la stessa cosa, è la stessa cosa anche adesso, 21 mesi. Da quanto ne so io, no. Cioè... Una volta erano 21 mesi, un video rimaneva 21 mesi e poi in automatico andava in archivio. Loro ce l'hanno i miei video, io però non ce l'ho più, capisci? Aspetta. Ma buga. Ma quel microfono dove l'hai preso? Ah, quello è da ASMR. Ma sai quanto ho cercato quel microfono? Vedi che costano. Vedi che costano quelli, Cioè che non sia OBS non va. Infatti volevo entrare con il microfono ASMR per fare il casino, ma non mi sembra che vada. Non lo trova? No, perché se io attacco con questo non lo acchiappa. Non lo acchiappa proprio. No. Non lo acchiappa. Aspetta. Se ce lo metto adesso. Devi andare su impostazioni, andare audio. Sarebbe questo. Buga, ma quando l'hai preso il microfono? No, non si sente. Vediamo. Non si sente. No. Si sente, però bassissimo. Niente. No, perché su OBS, su OBS lo può modificare, può aumentare il gain, e qua non lo può fare. Ma strano però che non lo trova, vai su Mic, trovi tutte le... No, Cristina, è il gain. Qui su Airby non lo può aumentare il gain, su OBS lo può regolare in base... Ho capito. Hai trovato una solution? E poi sono microfoni che costicchiano questi ASMR, Cristina. Potresti fare, se ti fa piacere, incominciare a fare qualche donation goal, come si dice, qualche cosa per microfono ASMR, eccetera. Ma oddio, chi è? Buonasera! Ciao, chi è lui? Pef. Ciao, Pef! Ciao, sono qua. Sono entrato di soppiatto, in realtà. È uno dei quattro degli strati. Sì, manca Yazel. Dove è Yazel? Yazel, purtroppo, sai che cosa c'è stato a Milano oggi, no? Cosa c'è stato? No. Che cazzo è successo? Cavolo, è un po' imbarazzante dirlo qui adesso. C'è stato il terremoto. Come il terremoto? Eh sì. E Yaya ci ha detto che era troppo scosso per venire. Tremava l'idea di entrare in live. Non ma non che stai scherzando? No. Senti, allora, sono entrato perché il mobile mi ha detto guarda, il bagno è troppo a suo agio in mezzo alle donne, quindi vai a dargli fastidio. Ma io non sono come il mobile e quindi ti aiuterò. Vedo che sei in accappatoio, ti sei messo a tiro stasera, Vanni. Sì? No? Allora. Diciamo, sì, diciamo. Allora, ciao Cristina, io sono Pefna Fifo e sono un consulente in amore. Stasera farò in modo che Vanni non solo vi conquisti, ma vi porti a desiderare solo lui. Caspita. Sì.
Tu, Vanni, allora, adesso tira fuori la tua catchphrase. E che sarebbe? La catchphrase è quella frase che, come una formulina magica, fa cadere le donne ai tuoi piedi. Quindi innanzitutto mostra i piedi affinché possano caderci. Non posso mostrare i piedi. Perché non puoi mostrare i piedi? C'è una regola di Twitch che dice che non puoi mostrare i piedi. Non voi, non... Ma perché dovete rubare la scena al mio assistito? Ma Ma devo. cosa c'è? Ma c'è la Madonna, quel calzino. C'è una tindone, no? Oh, ecco, allora. Allora. Purtroppo mi sa che erano distratte, Vanni, quindi mi sa che si sono persi i piedi a No, io l'ho cadere. visto, io l'ho Ok, visto, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, Vanni, com'è che ti approcci di solito quando trovi una ragazza? Facciamo finta di essere un bar, no? E loro due sono da un lato, che hanno appena ordinato molto da bere, e quindi sono nella fase più vulnerabile possibile. Quindi tu ti avvicini e cosa dici? Ehi, ti do un consiglio, comincia con ehi. ti ho fatto No. secco. No, non cominci con ehi. Sono più, diciamo, più delicato io. Vai, vai, Ehi. sentilo, Dani. Quindi come sei? Più delicato di ehi? Ehi, non mi sembra così aggressivo. Come mi approccio sono, diciamo, alla fine, non l'ho mai detto pubblicamente come mi approccio e non lo dirò mai come mi approccio pubblicamente. Perché? Perché ti rovini la piazza, rivelando i tuoi segreti. Come funziona? Non lo dirò né pubblicamente né in privato. Ma come? E allora che Non cazzo di catchphrase è? Scusami. è improvviso. Improvviso dipende dalle tipe che sono, capisci? Dipende dalle tipe che sono. Non, capisci? Vabbè, Al questo momento. noi... posso immaginare che magari a un convegno ti comporti in modo diverso che a un rave party, però insomma. Avrai un, non so, butti sulla Provaci con simpatia. noi, Vanni. Stanno ridendo, Vanni, è un buon segno. Quando fai ridere una donna, sei già a metà Ma soprattutto conquista. quando la fai bere senza dover pagare il vino. Allora, Vanni, ti posso dare un consiglio? La cosa che loro stanno bevendo e tu le osservi è un pochino strana. Il mio Dovresti avvocato bere anche tu. esce. Ce l'hai qualcosa da bere lì vicino? No. Fai finta, tipo prendi un bicchiere d'acqua e di che vodka. Va, facciamo finta che è vodka, anche se non è. Sambuca, sambuca, sambuca. Vanni, puoi bagnarti per noi? In che senso? Con Scusate. l'acqua, con l'acqua. Questo è No, no, freddo. no, 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 mostra forza d'animo. Dille di no. No, non mi bagnerò. Vanni giù un grande. Diglielo con questo. Ciao, mezzo tossico. Sì, ma non così. Così non mostri forza d'animo. Devi dire no, no, con felpetto di no. Come lo diresti tu? Beh. Vedi, questo è come un uomo reagisce quando qualcuno prova anche soltanto a toglierlo dalla sua posizione di comando. No, dimmi tutto, cara. Potresti fare una Ma scherzarina per la me? risposta pure è non rispondere, fargli non rispondere in modo da far capire che no, è normale. Ah, mantiene il mistero, non È si sa. assolutamente non virile questa cosa. Dimmi tutto, Buga. Potresti farmi la cosa più virile che conosci? No! Hai visto Vanni? Stanno ridendo, quindi anch'io l'ho conquistata a metà. Ottimo. Ecco, là fai una No. cosa carina per Nein. Nein. Ah, in tedesco! Questa è un'ottima mossa perché dimostra al tempo stesso di essere un uomo di cultura, anche se ti vedo frizzato solo io. No. Sì, ora non so se mi ha risposto seriamente. Dove è andato? Ok, allora dicevo, dimostri di essere un uomo di cultura e al tempo stesso di avere, insomma, una certa...
Aiutami, una certa. Ma Vanni? come fate a resistere a quello sguardo che scruta Presidente. un Noi ignoto? abbiamo dei problemi a resistere al tuo di sguardo in questo momento. Potresti fare una cosa carina così che noi possiamo dare adito ad aprire le acque e via? Io non so come rispondere. Ad aprire buio. Acque. Ah, ok. Maestro, come Mio fai a stare a Dio! prendere? Sei qualcosa di. Io l'ho perso. Me lo sono perso. Buca? Vanni, proteggimi. Ma che ha fatto? Lo sono perso anch'io. Vanni è bloccato. Vanni Vanni, credo. refrescia, ecco. Vanni, credo di avere il problema che ho di solito, cioè che sono adorabile. Per favore, fai qualcosa, distrai. Sì, adorabile! Vanni, Ma aiutami. chi è adorabile? Io sono adorabile, che discorsi? Guardalo, non ha dei capelli, ha una pelliccia di gatto in testa, qualcosa di. Questo lo prendo come complimento, lo è È vagamente. adorabile. Credo che sia un modo molto carino per dire vai dal parrucchiere, No, ok? non ci andare, lasciami tutto il giorno con i tuoi capelli a fare. ASMR, potresti fare con i suoi capelli ASMR. Esatto. Nessuno chiede se io voglio questa cosa. Non importa. La mia opinione è così. Vai Significa da Buga, sì. vai a Roma da Buga e gli fai. Vai No, a perché la Toscana è zona arancione e io rispetto il decreto Roma. decreto PM, non so cosa sia di PC. DPCM. Alla fine di questa situazione vai da Buga e ti fai fare l'ASMR con i tuoi capelli. Sì, mi sembra proprio un obiettivo Attenzione ai tuoi valido. capelli, hai bisogno di questo orecchio? Così. Così. E con questo. Con Beh, Vanni, questo ti ritieni soddisfatto del servizio che ti ho prestato stasera? diciamo Steph, dimmi una cosa, tu ti intendi di seduzione, quindi mi sembra di capire. non si vede. Perfetto, allora sappi che sarai presto invitato a parlare di seduzione. Ah, non vedo l'ora. E dove? Per curiosità. Qui dentro. Beff ha preso i diritti, no? Io non ho più il cioè. Scusatemi, io sono qua perché Moby mi ha praticamente tirato un calcio, cioè senza nulla togliere a questa fantastica Chi ti live. ha tirato un calcio? Allora il Moby che è venuto da me e mi ha detto: vai, Pef, entra, vai, Pef, entra. E io: ma no, ma è tardi, ma è. Pef, vai, vai, vai. E poi ha cominciato a dire che sono uno che ha paura delle nuove situazioni. Ha cominciato a muovere sulla mia coscienza. Mo, vi so che mi stai ascoltando. Questo è molto scorretto. Ma Mobi è un manipolatore, allora. Perché ti Cattivo Mobi. sottovaluta? Ma perché ti sottovaluta? Perché questo Mobi sottovaluta tutti, Pef? No, attenzione. Nel Mobi non sottovaluta. Lui sapeva benissimo che tanto sarei entrato se avessi continuato. Perché è un manipolatore e sa benissimo che ha a che fare con una vittima che abbocca. Io Esatto, io sono vorrei uno che si sfidare Mobby a sottovaluta. una sfida di manipolazione a chi manipola di più l'altro. In che senso manipola? Beh, in realtà, questa è una sfida che difficilmente. Cioè, tipo, se siete bravi a manipolare, alla fine è difficile capire se uno fa finta di essere manipolato per manipolare l'altro. Capito? E lì è il circolo che non finisce mai, non capisci mai dove finisce e dove inizia. Quindi la cosa migliore sarebbe manipolare una stessa persona. E non dico per forza che deve essere Vanni, questo l'avete detto voi. Però, qualora uno di voi due riuscisse a far fare a Vanni, tipo magari c'è un cartellino, no? Mettete O diversi magari uno cartellini si con una prende cosa Vanni, uno si segreta. prende Pef. Allora, diciamo che con Vanni hai un po' la strada spianata te. È un po' più Sì, con te ha facile. la strada spianata lui, perché abbiamo visto che ti ha convinto a venire qui, quindi a Sì, posto. ma poi. Mobi, allora io mi prendo Vanni, se ti prendi Pef e facciamo cose. Cose? Ok. Tu giudichi, tu devi essere dall'alto giudice e dire sì, no, bello. Bello, sì, no, bello. Esatto. Ok. Oppure Facciamo anche così. più in fondo, no, dai, che non fa male. Ok.
Bene, io a sto punto non so, devo far entrare qualcuno come hanno fatto tutti quelli prima di me. Però... Sì, fai entrare qualcuno, vai a manipolare qualcun altro. Perché... No, ma se volete fare after, ma lo dite. Non so chi far entrare perché non ho amici. Quindi non credo No, che. proprio non puoi essere così carino. Io ti adotto. Basta, vieni qui, ti mantengo, cazzo. Questa è un'offerta allettante, devo dire. La sai usare la cassetta o ti devo addestrare? È proprio Posso imparare, lì. Perfetto. posso migliorare quantomeno. Io non mi aspettavo. No, non mi aspettavo. Sì, mi rendo conto, è successo. Non ti preoccupare, non guardare al passato con dubbio o con rimorso. Accetta quello che succede per quello che è e ringrazia di essere stata viva. Ok, mi tocco. Manca solo Don Vito stasera. Don Vito lo conosco. Andiamo a chiamarlo. Secondo me c'è bisogno di Io Don domani Vito. mattina devo svegliarmi che arrivano a cambiarmi la porta. La porta! La Manco puoi qualsiasi dire di altro apertura! che torno Perché la a gente normale capita di stare chiusi fuori di letto. Oh, casa. A me ma capita di stare chiusi. Porco Dio, eh? la Toscana è rimasta. Era zona rossa e è passata a zona arancione o era zona arancione? Era zona rossa, è diventata Secondo arancione e diventeremo gialli per 3 giorni fino a che non cominceranno i cosi di Natale. Togli gli Quindi. occhiali. Io so che ho 3 giorni festivi, non so Non quale. vedo l'ora. Tutta l'Italia diventerà rossa. 3 giorni festivi dovrebbero essere il 29 dicembre, il 4 gennaio. No, ma che dici? Il 6? Ah! Il 6, l'1. E il 25 o il 26 forse Devo essermi pure. sbagliato io. Bah. 26. Ok, io vado a letto. Buonanotte. Buonanotte, grazie per essere Ciao. Grazie a voi. Notte. Scusate se sono entrato di soppiatto in questo modo. Sì. Tranquillo, ti multerò. Figurati, sei Notte a stato tutti. un tesorino. Comunque, questa proposta immobili, Yaselle, Billy Foster, la farei. Da quando finirà questa situazione di inviare via posta Peffe da Bugalalla per fare con i suoi Perché capelli lo devi chiedere a l'ASMR? loro? Scusami, ma io veramente non ho un potere decisionale in questa faccenda. Assolutamente. Ah, vabbè, sì, giusto, mi sembra. Ok, ciao, ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Comunque. Cricchi, ho una sfida per te. A Tu me? riesci a leccarti gli occhiali mentre ce li hai addosso? Sì, vabbè. No, cazzo, cioè Comunque, c'ho la lingua pessima. ragazze. Io vi saluto pure perché il Non ti dovere chiama preoccupare. molto presto, fra molto presto. Comunque, grazie mille Grazie a dell'invito. te, Ma Vanni. figurati, Vanni, è un piacere, sempre. Grazie Spero mille. di riaverti in un'altra mia live con Buga. Spero che non vi abbia deluso. Sono noioso, lo ammetto, Non sei sono. mai noioso, Vanni. Assolutamente. Anche solo la tua presenza è qualcosa di incredibile. Grazie. Se Magico. lo, se si, se lo, se si pensa questo di me, davvero lo apprezzo. Assolutamente, Grazie, assolutamente. Noi lo grazie. pensiamo. Grazie, Vanni. Ciao, Grazie a Vanni. voi. Ciao. Ciao, buonanotte, grazie Notte. ancora, notte. Buga. Sì. Cosa è successo? Non lo so, non mi è mai capitato. Io non sono una persona socievole e non mi è mai capitato di essere tipo quella che organizza le feste. E stasera è stata la prima volta che mi sono sentita quella che organizza le feste. Io ho perso il controllo, per fortuna che c'eri tu. No, no, ma io non l'ho mai avuto il controllo. È incredibile come le cose vanno da sole se lo lasci. Tu Vanno da lasci il controllo sole. e le cose vanno da sé. Mi ricordo il mio Sto un po' di insegnante di vasellina. equitazione, grande lezione di vita, il mio insegnante di equitazione quando facevo il Anch'io salto. facevo equitazione. No, che bello, non Sì. ci credo. Quando facevo gli ostacoli del cross country, quelli che non so se hai fatto cross country anche tu, c'erano quelli So infuocati. cos'è, ma non l'ho mai fatto. Mi ammazzavo. C'erano i cerchi infuocati in cui dovevi fare il salto dentro al cerchio infuocato. E lui diceva sempre: se tu
prendi fuoco, qualcosa prende fuoco, te non ti preoccupare, vai avanti, ignora il problema. Ignora il problema. Lui, qualunque cosa succedeva, era ignora il problema. Te vai avanti, ignora il problema. Io non ho idea di quante volte ho adottato questa cosa perché mi è stata proprio impressa quando ero molto piccola. E quindi qualunque, cioè, nell'emergenza il mio cervello fa ignora il problema, vai avanti. Ma non è che hai ignorato il problema. Hai un sogno lucido. Esatto. È un sogno lucido. È stato magico. Sembra quel format degli streamer grossi dove la gente entra e esce a caso. Ok. No, chat, ma un'altra live con Buga ci sta? No, ma assolutamente, adesso ti invito io. La facciamo già... una rubrica settimanale. Mentre tu eri qui a ubriacarti, io ero qui a ubriacarmi, e nel frattempo pensavo a cose da fare sul mio canale, perché lo penso sempre, in realtà io vivo così. Quindi, stavo pensando che adesso io ti invito, prossimamentissimamente, qua tra domani e domenica, no, domenica forse è meglio, e ti devo fare il Crimson Games, assolutamente. Con quindi te, in certo. Questi giorni? Sì, sì. Allora sappi che io c'ho il moroso in casa e quindi non sarò proprio me stessa perché con lui sono un po'... Comunque sì. Senti, c'è una gabbietta per un motivo. Grazie per l'invito, io lo chiudo nello stanzino. No, ascolta, allora ci mettiamo d'accordo di te quando non c'è il moroso e via. Va bene. No, lo facciamo domenica, sabato. No, ma tu devi essere te stessa, io ti voglio nel cringe, nel disagio, mica. Ok. Basta che ci sia il prosecco. E che non ci sia l'uomo che mi beva tutto l'alcol. Che ogni caso. Allora, il problema dell'uomo che ti beve, fai così, dì che... Dì che vado a vedere la partita, non ti interessa il calcio? Vabbè dai, ci sarà il tennis, guarda qualcosa. Guarda i porno nostri. Devi dire a Buga che non le serve mettere gli occhiali perché sta bene con tutto. Oh sì, oh. Ma grazie. Aspetta allora mi posso mettere quello che voglio. Grazie, chi c'è? Oddio, Gelois, Galois, Galois, si dice Galois, giusto? Mi senti, Buga? Sì, ma dove l'hai trovato il microfono degli ASMR? Ah no, quello degli ASMR. È che io sono qui che cerco di... Il microfono ASMR è stata una storia complessa, perché me l'hanno regalato gli amici della Romagna quando ho preso la partnership. Mi hanno detto, la parte, fanno tutte le ASMR, quindi fai anche tu l'ASMR. E quindi me l'hanno regalato. Tra l'altro è una cosa bellissima, perché c'ha... Cioè, queste orecchie qui sono fatte della stessa sostanza delle orecchie. Non dei sogni, ma delle orecchie. Quindi, cioè, anche solo toccarle. Cioè, proprio... Ok. È proprio fetish, proprio... Così, no? Ti viene voglia di leccarle. Infatti io, quando facevo l'ASMR... Ho detto no, non lo lecco, però ero tentata, non lo facevo apposta perché poi dopo dai una brutta immagine, però ero tentata, cioè ti viene voglia proprio, io le capisco quelle che leccano i microfoni, cazzo, ti guarda e ti dice leccami, quindi per forza, però hai capito, costa $400 questo microfono qua, me l'hanno regalato. Ma se io l'ho visto, costava tipo mille passa. Quello figo, questo è quello scrauso, è il modello più scrauso. Ma tra l'altro, non è che solo quello, perché tu pensi, prendo il microfono, bella che è fatta. Se magari, mi hanno regalato questo, io non l'ho usato per un mese e mezzo, perché non avevo la scheda audio. Perché questo non è che si attacca USB al computer e bello fatto, no, hai bisogno della scheda audio con il quale farlo uscire sul computer, quindi sono altri 150 euro. Sono un totale di, fai 550. Sti cazzi. Per stare economici, quelle che lo fanno bene 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 ci spendono anche 2000 euro in tutto, 1500. Però li riprendono. Cioè, in realtà conviene che tu faccia una colletta e poi quando ci arrivi lo prendi. Una colletta?
come mi devi spiegare perché io sono Sì, metti nuovo. il donation goal, poi quanto ci metti, quando lo arrivi a finire lo compri. Tu usi OBS e Streamlabs. È una cagata. Quando fai più, c'è proprio obiettivo donazioni. Obiettivo iscrizione. Ah, ok. Se tu gli metti obiettivo, non so, 600 euro, toh, Ah, con ma è una 600 euro dovresti cazzata. farcela. Fai 600 euro, poi scrivi microfono ASMR, cose per ASMR, e poi quando ci arrivi, ci arrivi. Sì, ma io faccio la ASMR trash. Ma guarda che, infatti qui c'è Samuel che mi prende per il culo, perché io quando vado ospite da quelli che hanno magari qualche lacuna dove io sono riuscita, cioè mi caso un sacco per darvi delle dritte tecniche, quando io sono l'ultima arrivata in questo campo, però se qualcuno sa fare qualcosa meno di me, io... Cara, ma sai che non tutte sono come te? Lo Soprattutto so. nel mondo delle cam. C'è molta concorrenza tra donne, cattiveria. Sì. Perché su Twitch è uguale. No. No, è che sono meno. Sai cosa? Io penso che in quel mondo dove sei tu, delle cam girl così, siano più trasparenti, perché sono già abituate a star senza veli, quindi fotte sega. Cioè, non so, è come dire, hanno una mentalità più meno falsa, meno ipocrita. Laddove invece in un ambiente di lavoro più normale, meno senza veli, diciamo, tendono a mettere su quegli atteggiamenti femminili ipocriti della serie, facciamo finta di andare tutte d'accordo quando in realtà sappiamo benissimo, ma solo noi, perché al di fuori non si può dire, che ci facciamo tutta la guerra. No, che brutto, io non faccio la guerra. No. Ma No, non... neanche io faccio guerra a nessuno, però. Io non vedo, cioè le vedo colleghe, non concorrenti. Ti vedo No, anche te. Come no. su YouTube una volta ci facevamo tipo i video tag per taggarci, per aiutarci tutti insieme, appassionatamente. Ma tipo per fare, ad esempio nelle cam, se Sì. io volevo imparare, no, nel senso, ci sono dei lash, sai cos'è l'ash? Un vibratore che vibra Ah, quando ce l'ho, me l'hanno regalato il ti Lush. tippano, Sì. Davvero ok? E costa un botto, è della Lovens. costa, me l'ha regalato il mio migliore amico quando mi sono lasciata con l'ultimo Il tizio. Lovens a me l'ha regalato un fan, perché Lovens, voleva quello vedermi BKU. questo Lovens, allora me l'ha regalato Quindi sto... funziona, perché ce l'ho a casa, non l'ho mai usato. Funziona Ma ce l'ho da con mesi. l'app, devi scaricarti 50.000 app, poi non sono mai riuscita a collegarlo con il browser, è un casino. E ero entrata nella live di altre che proprio spudoratamente la mostravano e tutto. Alcune mi bannavano, altre quando io chiedevo dove l'hai comprato, o se no chiedevo info tecniche, no? In chat, cioè anche deficiente scriverle in privato, anche, no? Le scrivevo in chat, mi rispondeva tipo l'ho comprato dal fruttivendolo e io là, ok, cioè, ma anche solo se ti Allora, guardo piuttosto non fare una rispondere. cam. Allora, a me, se io sto parlando di un argomento, per esempio in live, e tra i messaggi che inerenti a quello che sto dicendo, c'è cioè uno che mi chiede dove hai comprato la cam, se ho un attimo glielo dico, se no lascio scorrere. Rispondere male è proprio da stronzi. Cioè, lei ha detto dal fruttivendolo, cioè, mi prende per il culo. Cioè, è Sì. proprio concorrenza. È come se io guardassi una tua live e tu mi banni. Perché? O se mi Quale. chiedi un consiglio tipo, ma Buga, che microfono usi? Magari non ti rispondo perché in quel momento è off topic. Però poi magari se me lo scrivi su Instagram, me lo scrivi in privato su Twitch in un momento in cui non sono in live, poi ti rispondo quando non sono dentro il discorso. O in questo caso forse l'orgasmo, no? Perché magari Sì. sei lì che dove l'hai comprato? L'ortolano.
No, ma queste. No, cioè, si recita anche lì un po'. Vabbè, certo, figurati se Banano se voti dici ciao. Dove? Io sono stato bannato da un canale perché nominavo Bug. Cosa? sì, è vero, ma non di camfor di Twitch, tanto per dirti quanto è la guerra tra donne, perché noi, come dire, non ci si conosce nessuna. Cioè, ci si conosce, bello che. Sì, certo, ciao, ciao. Sì, ciao. Poi nel loro intimo, cioè nel loro mondo, dentro le loro dinamiche personali del gruppo Telegram o quello che è, se osi anche solo nominare un'altra streamer che tu consideri concorrente, sei fuori. Bal è stato estromesso, è stato bannato dal gruppo Telegram di una streamer, di un'altra streamer, solo per avermi nominata. Dal Lui, che gruppo tra l'altro Telegram. sosteneva il canale, cioè lui sosteneva quel canale. Capito? Capito quanto sono avvelenate? È quello che ti dico, stai attenta, Ma questi perché se sono i soldi, sai? no, non sono i soldi, è la vagina. È la vagina, che perché stanno tutte flippate che sembra che ce l'hanno solo loro, porco di Dio. Trombate di più? No. No, allora, il discorso è questo. Ah, quelle che se la tirano nel senso. No, il Non. discorso è Che che sono su un po' Twitch è ingenue. una guerra tra poveri, quelle tra ragazze, perché comunque, guarda, le ragazze migliori, quelle che vanno di più, possono ambire massimo ai risultati del ragazzo più basso tra i top. Non so come dire, le top streamer italiane, da qui a qui, top streamer italiani maschi, da qui a qui. Top streamer italiane? Top streamer italiani? Quindi Perché è una dici? guerra tra poveri, ok? È una guerra tra. Il problema delle ragazze è che non si rendono conto che se volessero davvero crescere, dovrebbero fare come hanno fatto i ragazzi, cioè allearsi, collaborare, creare dei podcast, creare dei format, creare Esatto. delle collaborazioni settimanali in modo tale che ognuno aiuta l'altro e si crea un network Esatto. di persone che seguono un gruppo di altri streamer. Le ragazze guardano tutte l'orticello e anzi non pensano di collaborare, pensano di distruggere l'altra, fanno di tutto per distruggere l'altra, quello è il problema. E quando tu provi a collaborare con qualcuno, magari, cioè sì, ti dicono certo, sì, volentieri, eccetera, ma non c'è una vera e propria collaborazione mai. Cioè, sai io cosa ho pensato anche a fare tipo un podcast, un podcast di ragazze, ma È no, nell'aria, in guarda. cui trattare argomenti che nessuno tratta, qualcosa che non c'è, Tu hai idea perché. di io quant'è che cerco di mettere insieme un podcast di ragazze? Lo sto mettendo insieme in questi giorni. Chiedo una e mi dice: sì, ma la mia amica non vuole perché non vuole collaborare con te. Ma Quindi tu perché ci puoi? sono ste No, robe? perché la mia amica non vuole. Cioè, tutte queste sono dinamiche di Twitch tra femmine. Tu andavi a chiedere a un maschio se l'altro suo amico non voleva, lui ti diceva: vabbè, io ci sono, il mio amico non vuole, ma io ci sono. La ragazza ti dice: la mia amica non vuole, quindi io non posso. Cioè, diventa difficile così, eh. Ma Raga, io il podcast tra le ragazze lo sto cercando di mettere su da un po', ma non c'è ciccia. il tuo genio. Comunque io non pensavo ci fosse così, perché le ragazze sono delle boomer. No, non sono delle persone, sono delle bulle tra di loro, cioè sono delle. Le ragazze purtroppo non hanno capito che l'unione fa la forza, non l'hanno ancora capito. Esatto, concordo. Poi ci sorprendiamo che non venga preso sul serio come lavoro fatto da ragazze. Ma io sono un po'. Boh, ci sono rimasta male, Buga. Ci rimango male a sentire queste Anche io cose. ero dell'idea tua, cioè prima di entrare davvero nella dinamica di Twitch, io le vedevo tutte
tutte come personcine meravigliose e super. No, cioè... gli argomenti possono anche essere cose che sono già state trattate, l'importante è raccontarle in modo originale, ma esatto. Ognuno ha il proprio modo di raccontarle, cioè... Oddio, che cazzo è successo? È stato richiesto l'accesso al tuo ID Apple. Ma guarda che a me l'altra notte mi è arrivato il... Rangau, dove cazzo è Rangau? Il cambia, il la, Rangau. Cambia la password, va là. Il Nangsu, Nanchino, dove cazzo? Ma stiamo scherzando? Cambia la password, ora. Ah, guarda, a me hanno cercato di entrare dentro l'account Twitch ieri l'altra notte. Alle 2:30 di notte. Perché? Perché ieri arrivava lo stipendio a tutti e quindi ieri l'altro hanno cercato di entrare, ma non persone che ti vogliono male, persone che ti vogliono semplicemente fregare lo stipendio di Twitch. Io volevo andare a letto e fare i sogni tranquilli. Buga, mi hai rovinato i sogni. Anch'io mi sono ricreduta un attimo sulla sicurezza, quanto è importante quando lavori su internet, la sicurezza. Sì. I password, le cose, non salvarne, tenere codici con me. Vado a cambiare la password, nel frattempo vado anche a pisciare. Andiamola. E cosa dici? Là? Ci sentiamo in privato? Dai, assolutamente. Io ti ringrazio un sacco, mi sono divertita. Io spero che tu ti sia sentita, cioè, tu ti sia divertita e non ti sia sentita invasa, perché io mi sono lasciata prendere. Io non immaginavo tutto questo, anzi, mamma mia, la pipì, bellissima live, grazie, tutto merito di Buga. No, ma figurati, io non sono così quando sono ospite, perché mi sono sentita proprio a casa. A casa. Anzi, non vedo l'ora di invitarti. Adesso ci mettiamo d'accordo magari con un po' d'anticipo e poi ti invito al Cringer Games. Che bello, onorata, grazie. Grazie a te. Buga. Grazie chat, grazie a tutti, è stato un piacere fare una live così, bellissimo. È piacere mio. Ciao chat, buonanotte a tutti. Ciao Buga. Ciao. Ciao. Adesso come cazzo se va? Aspetta. Ok.